Eccoci qua ancora insieme in questo lungo sabato mattina. Stiamo vivendo insieme con questa diretta straordinaria per seguire minuto dopo minuto le ricerche a Premariacco e su tutto il corso del Natisone, perlomeno nel tratto che è stato individuato, quello tra Premariacco e Manzano, dove appunto ci dovrebbero essere in qualche modo, si stanno cercando i tre ragazzi che sono dispersi da ieri, che sono stati travolti dalla piena del Natisone. Abbiamo sentito poco fa l'assessore Riccardi, visibilmente provato come tutti col passare delle ore da questa vicenda, perché col passare delle ore poi la speranza si affievolisce e salgono i brutti pensieri. E provato e ci ha detto: inutile in questo momento davvero fare discorsi, inutile fare commenti, bisogna solo cercare, mettere in campo più forze possibili. Insomma, il momento è davvero drammatico, lo è per la comunità di Premariacco che sta vivendo con apprensione quanto accaduto sul fiume che lì conoscono bene, che sanno essere così pericoloso quando decide di esplodere in piene come quella che abbiamo visto accadere ieri e che ha travolto i ragazzi. Allora, tra l'altro ci raccontava poco fa Omar che stanno tornando le nuvole. Torniamo da te, Omar. Sì, come purtroppo hai confermato tu adesso, e ve l'ho detto io in presa diretta, sta cominciando a piovere, per fortuna una leggera pioggerella, non ai livelli di ieri, però le nuvole minacciose all'orizzonte non promettono nulla di buono, ma l'aveva sottolineato anche l'assessore Riccardi nel corso dei collegamenti precedenti, che insomma c'è questa ultima tranche del passaggio della perturbazione che sta interessando da alcuni giorni il Friuli Venezia Giulia. Possiamo dire che è stato uno dei mesi di maggio più piovosi negli ultimi 30-40 anni. Quello che volevo sottolineare è che dalle ore 12 l'amministrazione comunale di Premariacco, insieme agli alpini, sta allestendo nei pressi del campo sportivo di Paderno, di Premariacco chiaramente, sta allestendo un'area ristoro proprio per dare insomma, un momento di pausa a tutte le persone impegnate in queste ricerche con una pasta asciutta, insomma, quello che serve per rifocillarsi poi ripartire di slancio per quanto riguarda la prosecuzione delle ricerche dei tre ragazzi dispersi. Volevo sottolineare questo perché giustamente me l'ha confermato adesso la vice sindaca Dresic, insomma stanno proprio in questi istanti, mentre noi stiamo andando in diretta, i volontari e gli alpini insomma, sono lì pronti al campo sportivo di Paderno, di Premariacco, per allestire il punto di ristoro, per rinfocillare, come detto, tutte le persone che stanno operando da ieri pomeriggio per cercare insomma, di salvare la vita a questi ragazzi. L'elicottero Drago in questo momento sta sorvolando l'area tra Manzano e la foce del fiume Natisone, nel punto in cui, e che conosci bene anche tu, Giorgia, visto che abitiamo nella stessa zona, dove il Natisone incrocia il torrente Torre, per cercare insomma, di provare a vedere se da quelle parti c'è qualche segnale. Lì è una zona meno impervia rispetto a dove vi stiamo trasmettendo noi, perché è più aperta, nel senso che non c'è tanta boscaglia. Ed è più semplice, tra parentesi, per le telecamere intercettare, le termocamere intercettare eventuali presenze in luogo, mentre i sommozzatori stanno continuando la loro opera nel punto tra il ponte Romano, dove i ragazzi erano stati in un primo momento, c'era stato il primo tentativo di soccorso, e da lì stanno scendendo, scandagliando i fondali fino all'altezza del ponte di Leproso. In supporto ci sono anche dei mezzi acquatici speciali che stanno risalendo nella tratta tra il ponte, tra i due ponti in questione da una parte e dal ponte di Leproso verso la diga di Case di Manzano dall'altra, sempre ripetiamo nella speranza che tutto ciò dia esito di buon fine. Chiaramente, come hai sottolineato tu, anche come ha detto nelle parole espresse dall'assessore regionale Riccardo Riccardi, c'è tutta la commozione, insomma, la vicinanza di quello che si può fare in questi casi, perché si può parlare tanto, come ha detto giustamente l'assessore, però poi alla fine l'importante è riuscire a portare a buon esito quanto sta accadendo in questo istante qui nella zona. Non vedo movimenti particolari, non ci sono altre novità, chiaramente l'unità di crisi
crisi qui centrale, oltre alle altre unità mobili presenti lungo il tratto in questione, stanno operando, c'è un dialogo continuo, la ricerca anche delle immagini immortalate sia dei droni sia dalle termocamere dell'elicottero Drago, ci sono diverse squadre dei vigili del fuoco, non solo da Udine, da Cividale, ma anche dagli altri distaccamenti, dal Friuli Venezia Giulia come Pordenone, Gorizia, parlavamo poco fa anche con alcuni vigili del fuoco, così giusto per scambiare quattro chiacchiere, sentire un po' anche la loro opinione, visto che sono gente professionista, gente che opera sempre 024 quando l'emergenza chiama. Qualcuno dirà sono frasi fatte, sono parole, no, sono persone che vanno elogiate perché sono sempre in prima linea quando l'emergenza chiama. Tanti purtroppo invece sul web, abbiamo visto anche i commenti sulle nostre pagine, ma anche le pagine social, personali, insomma tanti chiacchierano ma poi alla fine sono bravi a scrivere con il computer, però qui non si vede a dare una mano nessuno e quando magari la protezione civile ha bisogno manco per il pifero, nel senso è meglio scrivere, meglio chiacchierare, buttare aria al vento tanto per parlare, poi alla fine quando si lancia il sasso poi si nasconde la mano, no? Come si dice in questi casi. Chiaramente in campo anche la protezione civile, non solo quella locale, ma quella del Friuli Venezia Giulia, che sta assistendo minuto per minuto anche con l'attrezzatura fornita tecnologica in supporto ai vigili del fuoco, alle squadre speleo, alpino, fluviali, che stanno, stanno battendo palmo a palmo tutta la zona del fiume Natisone, nella speranza, ripetiamo, che questa vicenda si chiuda con l'esito positivo. Cosa devo dire ancora? Adesso sembra che il sole stia rifacendo capolino tra le nuvole, piovigina, però questo per fortuna non incide sul lavoro delle squadre di soccorso, ricordiamo ancora che il livello del Natisone si è abbassato rispetto al turbine, a quello che abbiamo visto, insomma alla violenza delle acque che scendevano dai monti verso valle, questo agevola in un certo senso anche il lavoro delle squadre di soccorso. E altro cosa dire, ti ripasso un attimo la linea e te la riprendo appena avrò altre persone, altre novità, insomma siamo qua sempre con la finestra aperta. Assolutamente, siamo sempre collegati da lì con quest'ansia che abbiamo, con così la voglia di ricevere buone notizie, mentre insomma continuiamo a vedere questo quartier generale davvero pieno di mezzi. Dicevi tu, gli alpini si sono attivati per in qualche modo ristorare queste persone e questo è molto bello, nonché ancora una volta la riprova insomma di quando poi il popolo friulano si vuole unire per dare una mano, sa assolutamente come farlo e non è certo scrivendo stupidaggini su Facebook, ma operandosi attivamente come stanno facendo tutte queste persone a cui hai ragione va il nostro grazie e la nostra vicinanza, perché poi sono quelle persone che quando ci troviamo in difficoltà ci danno una mano, come stanno provando a fare in questi attimi, con la situazione che ovviamente minuto dopo minuto diventa più difficile. E questo è una banalità dirlo, ma questo è purtroppo, l'abbiamo visto anche nell'espressione abbattuta davvero dell'assessore Riccardi poco fa. È un fatto che, ripetiamo, ha toccato davvero tutti noi ed è un fatto che seguiamo con grande partecipazione e con grande apprensione. Poco fa abbiamo sentito, tra l'altro, Fausto De Ganuti, il direttore dell'Accademia delle Belle Arti, che ci ha un po' parlato di questa ragazza, di Patrizia, ragazza bellissima, tra l'altro ventenne, studia, lavora, questa è una delle foto che la ritraggono sulle pagine dei giornali di oggi, una ragazza che insomma è impegnata, mille qualità, immaginiamo cosa possa provare in questi minuti insomma anche la sua famiglia, gli studenti, i suoi compagni, l'Accademia delle Belle Arti, tutte le persone che la comunità di Basaldella, di Campoformido, insomma che vive queste ore di ansia e di dramma accanto alla famiglia.
Questo è quanto sta accadendo. Tra poco, tra l'altro, avremo un'altra troupe collegata per monitorare anche quelli che sono gli spostamenti dell'elicottero, insomma, per capire se l'aver inseguito questo segnale del telefono in qualche modo porta a qualcosa di concreto, ad avere qualcosa tra le mani, perché in questo momento di questo, no, abbiamo bisogno di trovare qualcosa, di avere una notizia da quel fiume, dal Natisone, tanto amato dalle comunità che poi lo popolano, che sappiamo, e nella storia ce lo insegna, che cosa è in grado di fare quando si arrabbia, come è successo ieri, quando arriva quella piena così improvvisa e così drammatica. Vediamo anche i volontari, vediamo la Croce Rossa. Appunto impegnata in questi momenti sui più fronti, mentre arrivano gli aggiornamenti. Vi leggo un'ANSA battuta in questi minuti. I tre ragazzi avevano deciso di fare una passeggiata nel greto del corso d'acqua per cercare un po' di relax dopo che una delle ragazze aveva sostenuto un esame all'Accademia Belle Arti. Lo hanno confermato i parenti di Patrizia Cormos, di 20 anni, residente a Basaldella, che ieri mattina aveva appunto partecipato a una difficile sessione test in modellazione in 3D. E quindi aveva in qualche modo accettato l'invito dell'amica Bianca Doros, di 23 anni, in Italia da pochi giorni, per fare visita alla famiglia, di fare un giro in auto assieme al fidanzato di quest'ultima. L'auto è quella che abbiamo visto ieri. È un giovane, lui, di 25 anni, residente in Austria, di cui non sono state ancora fornite le generalità per le difficoltà anche di raggiungere i familiari. Quando sono giunti nella cosiddetta spiaggia beach di Premariaco, il cielo era incredibilmente sereno dopo tante ore di pioggia e l'accesso al greto era facile e completamente asciutto, così come il percorso che conduce alla collina che sorge al centro del letto del torrente. Quindi ancora una volta abbiamo la conferma che probabilmente la situazione era in uno stato di, diciamo così, normalità e serenità tale per cui a questi ragazzi non è venuto in mente che si potesse scatenare quello che poi si è scatenato con quella forza, con quella rapidità, con quell'impeto, con quell'imprevedibilità. Quindi arrivano un pochino conferme che vanno a ricostruire come è andato quel maledetto pomeriggio che poi li ha sorpresi in quella condizione che continuiamo a rivedere in quel video, nella condizione di avere paura, di avere terrore, di abbracciarsi per far fronte alla forza dell'acqua, e poi sappiamo purtroppo che quell'abbraccio non è servito, è stato spazzato via dalla violenza della corrente, così come i corpi che hanno provato a resistere, lo vedete, a nuotare, dei tre ragazzi hanno provato a cercare di afferrare quella corda che li avrebbe salvati, e ora staremo raccontando una storia diversa, ma quella corda non sono riusciti a prenderla perché la situazione, come vedete, è davvero, davvero difficile. Dunque, dettagli che si aggiungono, che si arricchiscono, ma sviluppi che invece non arrivano. Omar, torniamo da te. Sì, allora ti do proprio una notizia, ti do una notizia veloce, non che purtroppo siano stati rintracciati i ragazzi, questo no, però giusto a livello logistico come si stanno muovendo i soccorritori, nel senso che il drone sta operando, come detto, che ribadisco un po' il concetto a occhio, da semplice cronista in questo caso, ma mi è stato confermato adesso dalle squadre, quindi Vigili del Fuoco, praticamente il drone opera dal ponte di Leproso verso il ponte romano, mentre l'elicottero risalirà tutto il fiume fino al ponte di Leproso, onde evitare, insomma, di non incrociarsi mentre stanno operando, mentre i sommozzatori al momento sono ancora lì presenti nella zona della forra all'altezza del ponte romano, stanno piano piano scendendo verso Paderno di Premariaco per cercare, insomma, stanno battendo in lungo e in largo il fondale del fiume Natisone nella speranza, insomma, di individuare
individuare qualcosa, di riuscire a rintracciare ancora questi tre ragazzi, come hai detto tu, che da ieri pomeriggio insomma si sono trovati all'improvviso questa ondata di piena, e chiaramente da lì è scattato tutto il piano d'emergenza. Va detto anche per dovere di cronaca che all'inizio sembrava si trattasse di una cosa semplicissima, nel senso di due o tre persone che avevano così deciso di fare l'escursione, no? Tentare l'avventura, e poi sembrava che tutto si stesse risolvendo nel migliore dei modi, eccetera. Poi però nel proseguimento del minuto dopo minuto la situazione invece si stava evolgendo insomma in maniera più drammatica. Questa è la situazione. Noi siamo all'esterno proprio dell'unità mobile, del posto di comando avanzato dei Vigili del Fuoco, qui all'interno dell'area del parcheggio della Croce Rossa di Orsaria. Stiamo anche noi cercando di raccontare minuto per minuto quello che accade, insomma il nostro lavoro, come si dice in questi casi, il nostro lavoro è quello di documentare, raccontare, nella speranza che tutto vada nel migliore dei modi. Chiaramente le condizioni meteorologiche per fortuna rispetto a ieri sono migliorate, anche se c'è la presenza delle ultime nuvole di questa perturbazione in transito, c'è una leggera pioggerella che va e viene, si alterna insomma la variabilità, ma quello che conta è non siamo alle condizioni meteorologiche di ieri, che hanno messo veramente in difficoltà i soccorsi sia per quanto riguarda la perlustrazione all'interno del fiume Natisone, sia anche per il sorvolo dell'elicottero, perché i nuvoloni bassi sono sempre pericolosi. Poi va dato anche, come si dice, un plauso a coloro che operano con questi mezzi sì speciali, tecnologici, però insomma bisogna anche avere tra parentesi il manico per saperli usare, perché volare basso dove c'è una fitta vegetazione con nuvole, ripeto, quasi ad altezza zero, insomma bisogna essere non esperti di più, e questo va dato un plauso a coloro che sono addestrati, preparati proprio per intervenire per quanto riguarda le emergenze, quando l'emergenza chiama. Come hai detto tu, tra poco avremo anche la seconda troupe pronta a raccontarci quello che accade in altre zone. Al momento va detto, per quanto riguarda invece la comunicazione, se permetti, c'è una nostra collega che è corrispondente la TV rumena, che praticamente da ieri sera è stata la prima a lanciare anche in Romania, perché i genitori del ragazzo, così mi è stato riferito, qui è arrivato nelle prime ore del mattino, è arrivato il fratello del 25enne, i genitori del ragazzo, che sono anziani, si trovano in Romania, erano all'oscuro di tutto, purtroppo sono venuti a sapere della notizia tramite i media proprio questa mattina, così mi è stato confermato anche da alcuni amici che ho qui all'interno della Croce Rossa di Orsaria. E insomma potete solo immaginare cosa sia in questo momento, cosa stiano vivendo anche queste due persone che non sanno esattamente come il figlio, come giustamente stanno vivendo anche gli altri, perché veramente stiamo parlando di qualcosa che è indescrivibile a parole, perché quando capita ad altri si dice ah beh però così colà, quando purtroppo capita direttamente a te le parole sono, come ha detto giustamente l'assessore Riccardi, si sprecano le parole, si parla, ma alla fine tutto quello che si può dire può essere tranquillamente, diciamo così, rimesso all'interno di un tunnel e chiuso lì senza tanti giri di parole. Siamo tutti bravi a commentare, siamo tutti esperti in materia, però alla fine quando capita, purtroppo capita, e il destino non guarda nessuno in faccia. Intanto Francesco Zilli vi sta documentando come sta funzionando, come sta operando l'unità avanzata di comando dei Vigili del Fuoco. Vedete che insomma si parla, si discute, si visionano non solo le immagini delle termocamere che l'elicottero da una parte e i droni dall'altra stanno lanciando, ma si sta visionando anche le immagini satellitari, con la tecnologia importante in questi casi, che sta aiutando anche il lavoro diretto, perché poi alla fine è l'uomo quello che deve operare, però la tecnologia insomma è in supporto per cercare insomma di arrivare prima possibile a rintracciare questi tre ragazzi. Ci auguriamo insomma che siano rintracciati sani e salvi. Ti ripasso un attimo la linea, Giorgia, perché riprendo fiato e poi ti riprendo qui la linea da Orsaria. Assolutamente, grazie Omar, riprendi pure fiato. So che tra l'altro, allora andiamo a leggere altri
aggiornamenti ne arrivano ora abbastanza continuamente ed è un po' il resoconto del lavoro dei vigili del fuoco. Sono continuate per tutta la notte a Premariacco le operazioni dei vigili del fuoco. Stanotte sono state effettuate ricognizioni aeree con droni sulle aree di ricerca e operazioni a terra da personale del Corpo Nazionale esperto in soccorsi fluviali. Al momento il dispositivo di soccorso messo in campo dal Corpo Nazionale contra 40 persone tra specialisti sommozzatori, soccorritori fluviali giunti da tutti i comandi della regione, dronisti, topografi, team speleo e l'elicottero del reparto volo di Venezia, istituita un'unità di comando locale che è quella da cui tra l'altro si sta collegando Omar sul posto per coordinare gli interventi e coordinare tutte queste forze, ribadiamolo, 40 persone in campo per cercare di trovare i ragazzi. Omar. Sì, allora, come ti avevo raccontato prima, abbiamo qui, ringrazio la collega Alberta Forgiarini, che tra l'altro lei è di Gemona, ma è corrispondente proprio per la TV nazionale romena, che insomma è stata la prima a raccontare al popolo romeno quello che sta accadendo qui in Friuli. Sì, infatti ieri sera c'era il telegiornale delle 23, sono andata in diretta, ho raccontato quello che è successo qui e purtroppo le immagini abbiamo visto tutti, sono strazianti, diciamo, sì. E in questo momento certo che la Romania guarda questa situazione, questa tragedia, perché tutti mi chiedono, ci sono delle speranze che siano trovati in vita? Boh, diciamo che è difficile, però ce la mettono tutti, nel senso che ho visto, sono venuti anche con l'elicottero dal Veneto e allora sono molto, sì, cercano di trovare questi tre ragazzi che non si sa per quale motivo, magari per fare delle foto, sono andati in quel posto. Ecco, diciamo che il popolo romeno in questo momento si è svegliato questa mattina, diciamo così, davanti a questa tragedia ed è solidale anche verso la famiglia di questi tre ragazzi, perché comunque sono tutti e tre originari del paese della Romania, e ancora una volta però viene lanciato un messaggio, no? Perché abbiamo visto quando l'emergenza, scusate, chiama, e il popolo friulano risponde sempre presente, no? Perché non solo i tecnici, i volontari, le persone specializzate, ma un po' tutta la comunità anche locale, perché abbiamo sentito insomma non solo Premariacco, ma tutta la comunità del Friuli si è stretta vicina ai familiari di questi tre ragazzi. Infatti abbiamo visto anche dei messaggi anche delle autorità sui social che si sono avvicinati alle famiglie. Certo, parliamo per quanto ne sappiamo delle famiglie che vivevano qui in Italia, e allora diciamo che sono in questa realtà molto integrati, e purtroppo anche in Romania questa notizia è triste, e certo le famiglie, è molto delicato, perché pian piano sapranno tutti quello che è successo, e purtroppo non è una bella notizia e non ci piace quando dobbiamo far vedere anche queste notizie brutte dall'Italia. Bene, io ringrazio la collega Alberta Forgiarini, che la lascio perché so che deve ricollegarsi anche lei, perché anche lei sta lavorando. E io ripasso un attimo la linea a te, Giorgio, perché è caduta la linea e non ti posso più sentire se devi farmi domande, eccetera. Dammi tempo 30 secondi di ricollegarmi. Di nuovo a te e poi riprendo qui la linea da Premariacco. Ce l'hai, Omar, ricollegati con calma. Si diceva non è piacevole dare questo tipo di notizie. È vero, ci uniamo in qualche modo a questo pensiero, è molto più facile dare notizie belle o quantomeno leggere, perché queste poi coinvolgono tutti quanti, anche noi che facciamo informazione, insomma ci facciamo prendere da quella che è l'emotività, da quelli che sono anche gli aspetti di ansia che si stanno vivendo e si respirano assolutamente in questi minuti. Facciamo così, andiamo a risentire le parole del coordinatore dei Vigili del Fuoco che abbiamo raccolto nel corso di questa diretta. Diciamo che la novità rispetto a ieri è l'individuazione del cellulare di una delle ragazze,
che stiamo cercando, che dal numero di telefono dal quale ci ha chiamato al numero di emergenza. Quindi ci stiamo concentrando anche da questo punto di vista, da questo punto di ritrovo. Ovviamente noi stiamo battendo la zona, come già anticipato direttamente lei, in vari punti, in modo tale da riuscire a individuare a ulteriori elementi di riscontro. Chiaro. Senta, il cerchio si è ristretto rispetto a ieri come posizione, cioè vedo che l'elicottero sta facendo la spola tra il ponte romano e Oleis, oppure batterete la zona fino all'altezza della foce del Natisone con l'intersezione col torrente Torre? Beh, noi ovviamente andiamo a step, perché la ricerca deve essere razionale. Chiaro. E tutti i punti di ricerca sono registrati da qui dal posto di comando avanzato, in modo tale da avere rintracciabilità di tutto il lavoro che stiamo facendo. Si parte dai punti di maggiore interesse e mano a mano poi si procederà. Ecco, abbiamo visto che i sommozzatori, mentre percorravamo il percorso, abbiamo visto ad esempio a Leproso, sono già presenti, e poi anche più a valle. Sì, stiamo procedendo su vari fronti. Il problema qui è l'acqua, e quindi abbiamo personale di soccorso fluviale soprattutto in superficie e personale di sommozzatori per il soccorso sotto la superficie. Quindi stiamo battendo su vari fronti. Ecco. Senta, solo a livello tecnico, la termocamera posizionata sull'elicottero fino a che distanza può percepire eventuali presenze? Questo dipende da vari fattori, non c'è un punto fisso, una distanza fissa, ci sono vari parametri in funzione della visibilità, dell'altezza e anche della tipologia di segnale. Questo è il punto, quindi, sulle ricerche fatto nel corso della mattinata, quindi assolutamente recente. Mentre si continua a cercare, tra poco saremo in grado anche di andare sulla zona dove sta operando l'elicottero, l'abbiamo letto poco fa, andiamo a riprenderlo. I numeri sono davvero impressionanti delle forze in campo, abbiamo detto 40 persone, specialisti, sommozzatori, soccorritori fluviali, dronisti, topografi, team speleo più l'elicottero, cioè davvero tutto quello che serve, proviamo a dire così, per cercare di trovare un segnale via acqua. Queste sono le immagini che abbiamo girato in mattinata, quello è un varco per arrivare al Natisone, dove appunto stanno continuando le ricerche. Questo è il continuo movimento di uomini e di persone che abbiamo visto impegnate, arrivare, ripartire, sempre attaccate al cellulare, ai computer, ai monitor. Questa, vedete, è la base del lavoro, abbiamo visto anche prima dai monitor proprio le immagini che arrivavano in tempo reale dal fiume, dai droni, dalle telecamere termiche, come ci ha spiegato poco fa Omar Costantini insieme al responsabile dei vigili del fuoco. Ecco, queste sono proprio le immagini che ci stanno facendo capire come si stia lavorando minuziosamente, cercando di cogliere ogni tipo di segnale. Ecco lì, con tutta l'attenzione del caso, e con tutta l'attenzione anche del caso, anche se poi, come abbiamo detto, in questi frangenti chi opera e cerca deve essere assolutamente lucido. E allora, tra poco torneremo lì, andiamo a risentire, chiedo alla regia se possibile, anche le parole di Riccardi poco fa. Lì è venuto in qualche modo a portare la sua vicinanza, il suo sostegno alle forze che lavorano, alle forze in campo per trovare i tre ragazzi. Andiamo a sentirlo. Qui i vigili del fuoco stanno facendo uno sforzo straordinario. Noi abbiamo messo a disposizione il nostro sistema di protezione civile e naturalmente tutti sperano di riuscire a portarli in salvo, però è evidente che non credo serva a fare molte considerazioni attorno al fenomeno che stiamo vivendo. Insomma, quindi adesso tutti gli sforzi sono attivati, quindi vediamo i sommozzatori, vediamo gli interventi che sono stati, le tecnologie, gli elicotteri, i droni, alcuni anche dei nostri, quindi
si sta facendo tutto il possibile in una situazione oggettivamente di difficoltà e nella quale purtroppo i ragazzi si sono trovati. Ecco, ci sono state purtroppo delle concause che si sono sommate tra loro, no? Cosa volete concause? Quando non c'è il tempo è quello che i fiumi sono quello che sono e purtroppo questa piena è arrivata in un attimo e ed è evidente che i ragazzi purtroppo li abbiamo visti, quindi fare altre considerazioni in questo momento mi sembra del tutto inutile. Soprattutto sono solo polemiche che si creano, che non hanno senso, perché noi dobbiamo in questo momento concentrarsi su quello che sta accadendo in tempo reale. Siete la regione chiaramente vicina alla a tutti i familiari. Certo, noi siamo qua a fare il nostro dovere, ripeto, in un'operazione guidata dai Vigili del Fuoco. Noi facciamo tutto quello che è possibile fare, ovviamente, no? Però diciamo che la prima cosa da fare è quella di cercare di trovare questi ragazzi. Altre cose, sì, troppi discorsi, troppe parole servono a niente, quindi evitiamo di fare dei discorsi che non servono. Le parole stanno a zero, come si dice, ed è assolutamente vero. In questo momento quello che conta è quello che stanno facendo tante persone con l'impegno davvero di tanti specialisti nel settore fluviale. Insomma, abbiamo visto i numeri, 40 persone tutte specializzate proprio nella ricerca dentro i fiumi che stanno lavorando. Tra poco andremo anche cambieremo punto di vista. Quello che vi abbiamo fatto vedere finora è quello del campo base, il centro di coordinamento, diciamo il quartier generale, dove arrivano le immagini, dove arrivano i dati, dove arrivano gli esiti delle ricerche che si stanno svolgendo nel fiume, a ridosso del fiume, per via aerea, per via insomma subacquea e tutto quello che è il lavoro. Tra poco invece appunto vi daremo un altro punto di vista, che è quello esterno lì, all'area di coordinamento, alle zone che vengono battute dai vari operatori, dai vari professionisti, perché li dobbiamo chiamare così, alla ricerca dei tre ragazzi. Abbiamo parlato molto nel corso di questa mattina di quel fiume, di come sia imprevedibile, di come a quel fiume siano legate anche delle storie brutte. Ne abbiamo parlato anche con la vice sindaca di Premariaco, che ci ha aggiornato soprattutto nelle prime ore del mattino prontamente su tutto quello che stava accadendo. Possiamo andare a risentirla. Ci sono tante caverne fuori che soprattutto quando arrivano le piene entrano e fanno questi rumori di riflesso, no? Era stata infatti anche l'ARPA a fare dei rilievi, dei rumori, e si è scoperto che appunto sotto, soprattutto nella zona dell'ex mulino, esistono queste caverne sotto. Esiste anche il caso di anni fa dell'altro incidente che era successo con il SUB, che infatti è stato trovato dopo 2 anni che era rimasto impigliato sotto in queste grotte che ci sono sotto. Qua è un grande canyon, anche in questa zona qua sotto si restringe tutto, ci sono circa 200 metri, circa dico, di pieno di canyon, di rocce alte. Mi permetta, possiamo dire anche di posti ancora inesplorati, no? Esatto, sì, esatto, e soprattutto anche in questa zona precisa qua anche le sponde sono molto ripide ed è difficile scendere. Come puoi notare, c'è ancora questa struttura qua arancione che dà il divieto di passaggio, perché anni fa c'è stata anche una frana, era proprio franata una sponda. Senta, prima parlavo anche con la collega Bortolossi, spiegavo che qui c'è anche un sentiero, no? Che si può raggiungere tecnicamente il fiume Natisone, però è un sentiero per esperti. Ma diciamo è un po' più in là verso Paderno, sì, è scosceso e quindi è difficile, sì, scendere, non è cioè molto ripido, non è come nella zona della Forra in cui appunto sono scesi anche ieri con la barca, che è più semplice, o anche la zona appunto di Leproso. Qua è proprio diciamo la zona più ripida, con le sponde più difficili da scendere.
È così. Questo è il fiume, ce l'ha raccontato molto bene la vice sindaca dalle parole di chi lo conosce. Ricordavamo i fatti, ora abbiamo ricordato il fatto del sub ritrovato dopo 2 anni, peraltro. Il Gazzettino di oggi riportava la vicenda del 94, quella piuttosto triste, dove annegarono 2 bambini. Sono tutti racconti che in qualche modo si intrecciano e ci raccontano la storia di questo fiume, che insomma non è un fiume docile, è un fiume che quando si arrabbia sa fare del male. Ma ricordavamo anche gli episodi accaduti qualche anno fa, quando arrivarono in redazione delle segnalazioni di vetri che tremavano, boati che nessuno sapeva da dove potessero provenire, si parlava di terremoti, si parlava invece era semplicemente questo fiume che muovendosi sotto le case, sotto ai paesi, creava con la sua forza tutto questo. Era stato un caso studiato proprio per, e questo ci fa capire quanti poi aspetti nascosti, no? Ci sono dietro a quello che noi vediamo, passiamo e fotografiamo come un fiume. Allora, dicevamo, c'è un altro fronte, vi abbiamo raccontato il lavoro lì nell'area di coordinamento, nel campo base, dove si analizzano i dati che arrivano. C'è un altro fronte che è quello esterno, quello dove operano coloro che stanno facendo ricerche. Vedo un elicottero, Alessandro Surza, veniamo da te. Per il momento vediamo l'elicottero, ecco, guardate un po', si sta aprendo tra l'altro la porta dell'elicottero. Alessandro, se ci sei, ci puoi raccontare, potrebbe essere un momento chiave questo. Alessandro, vediamo degli operatori, dei vigili del fuoco che hanno aperto la porta dell'elicottero e mi sembra che uno si stia adoperando per scendere. Rimaniamo su queste immagini e ringraziamo per queste immagini Emanuele Sergi, credo sia, con Alessandro Surza, che tra poco ci racconterà quello che sta succedendo, perché stiamo forse vedendo un tentativo di discesa. L'elicottero è fermo lì da diversi minuti, abbiamo visto un operatore, un vigile del fuoco che si stava in qualche modo attrezzando per provare a scendere in ispezione. Vediamo se Alessandro Surza, che è lì, ci può raccontare che cosa sta succedendo. Alessandro, ci senti ora? No, allora proviamo a raccontarlo noi con queste immagini preziose che ci arrivano da Emanuele Sergi e che ci mostrano come in qualche modo l'elicottero stia evidentemente cercando qualcosa in quell'area lì, perché c'è stato un momento di discesa quasi a volerci segnalare che stavano cercando qualcosa lì. Ora vediamo se Alessandro Surza ci racconta, sta vivendo insieme a noi in diretta queste immagini. Ora l'elicottero è risalito. Alessandro, ora riusciamo a comunicare con te? No, però ve lo vedete, le immagini in questo momento parlano da sole, nell'attesa di avere anche la voce di Alessandro Surza che ce le racconta. L'elicottero è fermo lì, ha girato su se stesso in qualche modo, ha cambiato in qualche modo, non ha mai cambiato l'andatura perché sta andando lentissimo, è praticamente fermo, ha cambiato un po' la direzione, ma è chiaro che in quell'area si sta cercando qualcosa. Mi sembra di rivedere una porta che si apre dall'elicottero, sì. E quindi gli addetti dei vigili del fuoco che si sporgono, ora il tutto è nascosto dagli alberi, ma è chiaro che si sta setacciando quella zona lì. Vediamo se riusciamo a farci raccontare tutto da Alessandro Surza, che magari vede meglio di noi, che in questo momento vediamo solo il prato. Alessandro? No. Allora continuiamo a vedere che cosa. So che Alessandro Surza ci sente, non riesce ancora a mettersi in contatto con noi, ma lui in qualche modo sente noi. Noi non sentiamo lui, ma sono immagini davvero d'impatto, di forte impatto quelle. Attenzione, mi chiede la linea Omar Costantini. Cosa succede, Omar?
Sì, allora, visto che c'è un problema tecnico, noi stiamo vedendo l'elicottero che sta sorvolando proprio a circa 200 metri da dove ci troviamo noi con il campo base. Chiaramente gli alberi in questo momento non danno la possibilità di darvi il segnale pulito, però vi sto dicendo che l'elicottero in questo momento sta sorvolando a bassa quota proprio questa zona che va da Orsaria verso Oleis. Come vi avevo annunciato in precedenza, l'elicottero opererà tra il ponte di Orsaria e la zona di Oleis dove si trova in questo momento il collega Surza, mentre la parte... Non sentiamo più nemmeno te. Va bene, cercate di aiutarmi con le immagini, provo a raccontarlo io finché non vi riesco a sentire. Quindi mi sembra che abbiate avuto le due prospettive dello stesso elicottero, che evidentemente si sta concentrando in maniera piuttosto insistita su una zona che è quella che Omar Costantini definiva quella compresa tra Oleis e Manzano, se non ho capito male, e Orsaria. E in questo momento rivedo la comunicazione, credo di vedere anche Alessandro Surza, vediamo chi dei due riesce a comunicare con me. Omar. Sì, allora in attesa di stabilire il collegamento con Alessandro Surza, come hai detto tu, l'elicottero in questo momento si sta concentrando, noi sentiamo, udiamo le pale dell'elicottero a bassa quota all'interno del fiume Natisone, come hai detto nel tratto, l'elicottero opererà in questo momento nel tratto tra il ponte, tra Orsaria e Leproso fino a Manzano, tanto per essere chiari, proseguirà comunque fino alla fosse del fiume Natisone nella confluenza con il torrente Torre. L'altro tratto invece è coperto dai droni e dai sommozzatori. Ecco, lo vediamo in lontananza, vediamo se riusciamo a zoomare. Ecco, vediamo se riusciamo a zoomare l'immagine. Proprio in mezzo a quell'albero sbuca in questo momento l'elicottero. Come vedete lì tra l'altro c'è una fitta vegetazione e le termocamere stanno ispezionando. L'abbiamo sottolineato più volte, la professionalità, la preparazione di tutti gli operatori che stanno da ieri pomeriggio alle 13.30 operando in questa emergenza, perché va sottolineato questo, sarà anche, qualcuno dirà, vabbè, non è nulla di scontato, o si è preparati oppure queste cose non si fanno, e qui va data pieno merito a coloro che stanno operando da ieri per quanto riguarda il tutto. Questo è l'elicottero che adesso sta sparendo dalla nostra inquadratura. Io sento Surza in bassa frequenza che sta continuando a chiedere la linea, e allora non sento però Giorgia Bortolossi. A te di nuovo la linea, Giorgia. Io ci sono, ora vediamo se c'è anche Surza. Significative queste immagini però che ci avete mostrato, ci avete fatto vedere, che ci danno l'idea che lì si sta cercando qualcosa, che c'è un motivo per cui lì si sta cercando qualcosa. Insomma, l'elicottero è lì da diversi minuti ormai, l'abbiamo visto fermo, c'era quasi, sembrava un tentativo di discesa o quantomeno l'apertura delle porte per vedere meglio. Abbiamo visto due operatori sporgersi, uno sembrava addirittura pronto ad imbragarsi per poi scendere e rimane lì, lo vediamo anche in queste immagini, quel puntino rosso, lo zoom è chiaramente al massimo e non è facile tenerlo, capisco benissimo la situazione, ma l'elicottero è fermo lì da un bel po' di tempo. L'abbiamo visto da due inquadrature diverse, quindi insomma forse siamo in un momento così clou di questa mattinata, probabilmente c'è qualcosa che lì si cerca in maniera insistita, in maniera decisa, e ci auguriamo che qualcosa si trovi anche ovviamente. Ora non lo vedo più, vedo Omar che sta monitorando la situazione, tra l'altro mi sembra a poca distanza da voi, Omar. Oppure le distanze un po' ingannano dal monitor. Adesso io devo togliere il telefono perché non posso, sento due voci in contemporanea. Allora porta pazienza un attimo. Dicevo che adesso l'elicottero si è abbassato lungo il Natisone, sta scendendo verso Oleis. Come abbiamo mostrato nel primo collegamento di questa mattina, proprio da Oleis di Manzano, l'elicottero sta perlustrando proprio quella fascia che è a cavallo dei due comuni, cioè di Premariacco e di Manzano.
Milano, perché si presume che la cella del telefono, anzi senza presume, la cella del telefono ha preso quella fascia lì, praticamente dal ponte verso Manzano, di case di Manzano per la precisione. E c'è la speranza che, essendo una fitta vegetazione presente, magari i ragazzi si siano riusciti a salvare, insomma a trovare riparo di fortuna lungo la discesa durante la piena del Natisone. Adesso l'elicottero si è abbassato, lo sentiamo allontanarsi verso case di Manzano, insomma sicuramente il collega Surza rispetto a noi avrà una visuale migliore, potrà documentarvi insieme a Emanuele Sergi tutto il viaggio dell'elicottero fino all'altezza di case. Sempre se riusciamo a metterci in contatto con lui. Comunque, insomma, vi abbiamo documentato quello che sta succedendo, la ricerca che prosegue sull'onda di quello che è stato l'indizio della cella telefonica, quindi si prosegue in questa direzione. Ora cercheremo di capire, di tornare a seguire quell'elicottero per vedere se ci sono sviluppi lì. Intanto al quartier generale, chiamiamolo così, mi sembra tutto assolutamente tranquillo, non c'è agitazione, non c'è assolutamente agitazione, c'è la lucida concentrazione che in questi momenti ci deve essere e che appunto accomuna tutti i professionisti che in questo momento stanno lavorando lì, stanno mettendo tutte le loro competenze e la loro professionalità a disposizione ovviamente di questa vicenda, di questi ragazzi, di queste famiglie che continuano a sperare, con ovviamente il passare delle ore non fa bene alla speranza, il passare delle ore non fa bene all'ottimismo, lo sappiamo benissimo, però andiamo avanti e cerchiamo di capire che cosa succede. Vediamo insomma anche grande concentrazione lì in tutta l'area tra giornalisti, addetti ai lavori. Omar Costantini, i genitori, i parenti sono ancora lì in zona? Dove stanno seguendo l'evolvere della situazione? No, ti confermo che i parenti comunque sono in zona, chiaramente non sappiamo esattamente dove, però comunque sono qua alloggiati nelle vicinanze, nei pressi di Premariaco, per attendere, insomma, come speriamo più volte, lo ribadiamo per l'ennesima volta, insomma, che questa vicenda si concluda dall'esito positivo. Io comunque devo togliere il microfono, perché altrimenti, scusa, ma se no sento Surza, non sento Giorgia al telefono. Una comunicazione di servizio per il collega Surza di staccare gentilmente il microfono del telefono, perché altrimenti io non sento lo studio. Allora, dicevo, il bello della diretta è anche questo. Dicevo, per quanto riguarda il discorso dei parenti, i parenti in questo momento sono stati alloggiati in un'area protetta del comune di Premariaco, proprio con tutto il supporto psicologico, insomma, quello che è di quanto riguarda, insomma, queste situazioni un po' delicate. Non ci sono novità di rilievo rispetto a quanto parlato. L'elicottero chiaramente si sta abbassando perché le termocamere cercheranno, insomma, di rintracciare in qualche maniera qualcosa, perché ok. Comunicazioni difficili, ma insomma il quadro a grandi linee ce l'abbiamo, abbiamo capito dove sono i parenti, abbiamo capito che sono in un'area protetta, che hanno tutta l'assistenza del caso, che sono, stanno seguendo insieme a noi con trepidazione quello che succede in queste ore, e quindi il quadro ce l'abbiamo e lo scenario, la situazione è assolutamente questa. Torniamo con le immagini lì, perché insomma è sempre bello vedere poi che cosa succede in questi attimi, in attesa di collegare anche Alessandro Surza, che invece sta monitorando i movimenti dell'elicottero, l'elicottero che sta sorvolando ormai da ore, lo diciamo, quell'area lì, perché siamo in diretta ormai da diverse ore, sta sorvolando quell'area con grande attenzione, perché da lì sono arrivati nella notte i segnali di un cellulare che appunto sarebbe stato identificato in quella zona. E, lo vedete, insomma, c'è
c'è tanta attesa. Sicuramente immagino anche un pochino di frustrazione nel non poter far nulla, perché questo è purtroppo quello che succede, no? Bisogna lasciare in campo i professionisti, sappiamo di essere assolutamente in ottime mani visto il dispiegamento di forze, altro davvero non si può fare se non stare vicini a queste persone, ringraziarle, fare sentire la vicinanza, la solidarietà per quello che è il loro lavoro, stessa cosa ovviamente alle famiglie e a tutti coloro che in questo momento stanno soffrendo e stanno passando queste ore con un'attesa veramente tremenda, che diventa sempre più drammatica minuto dopo minuto. Allora, da una parte continuo a vedere il quartier generale con Omar che continua a reperire informazioni e a monitorare eventuali movimenti, dall'altra parte forse riusciamo a metterci in collegamento tra poco anche con Alessandro Surza. E magari andiamo nel frattempo a rivedere quello che è la testimonianza che abbiamo raccolto poco fa anche della giornalista rumena, perché mentre sappiamo molte cose di Patrizia, la ragazza di 20 anni di Basaldella, abbiamo sentito anche il direttore dell'Accademia delle Belle Arti che lei frequenta, dove ieri mattina ha sostenuto un test, una studentessa modello, ci ha detto, una che lavora, che studia, che si dà da fare. Sappiamo qualcosa anche dell'altra ragazza, perché è bianca, perché sappiamo che la sua famiglia vive a Udine, quindi lei è venuta a trovarli. Sappiamo di meno del ragazzo, perché è stato più complicato trovare la sua famiglia, i suoi parenti, non abbiamo ancora notizie chiare su di lui se non il fatto che fosse il fidanzato di Bianca. Questo è un po' la ricostruzione, però capite che insomma anche in Romania stanno vivendo esattamente come noi, con grande fibrillazione e attesa in questi minuti. Allora andiamo a sentire proprio la collega corrispondente per la Romania. Sì, infatti ieri sera c'era il telegiornale delle 23, sono andata in diretta, ho raccontato quello che è successo qui e purtroppo le immagini, abbiamo visto tutti, sono strazianti, diciamo, sì. E in questo momento certo che la Romania guarda questa situazione, questa tragedia, perché tutti mi chiedono, ci sono delle speranze che siano trovati in vita? Boh, diciamo che è difficile, però ce la mettono tutti, nel senso che ho visto, sono venuti anche con l'elicottero dal Veneto, e allora sono molto, sì, cercano di trovare questi tre ragazzi che non si sa per quale motivo, magari per fare delle foto, sono andati in quel posto. Ecco, diciamo che il popolo romeno in questo momento si è svegliato questa mattina, diciamo così, davanti a questa tragedia, ed è solidale anche verso la famiglia di questi tre ragazzi, perché comunque sono tutti e tre originari del paese della Romania, e ancora una volta però viene lanciato un messaggio, no? Perché abbiamo visto quando l'emergenza, scusate, chiama, e il popolo friulano risponde sempre presente, no? Perché non solo i tecnici, i volontari, le persone specializzate, ma un po' tutta la comunità anche locale, perché abbiamo sentito insomma non solo Premariaco, ma tutta la comunità del Friuli si è stretta vicina ai familiari di questi tre ragazzi. Infatti abbiamo visto anche dei messaggi anche delle autorità sui social che si sono avvicinati alle famiglie. Certo, parliamo per quanto ne sappiamo delle famiglie che vivevano qui in Italia, e allora diciamo che sono in questa realtà molto integrati, e purtroppo anche in Romania questa notizia è triste, e certo le famiglie, è molto delicato, perché pian piano sapranno tutti quello che è successo, e purtroppo non è una bella notizia, e non ci piace quando dobbiamo far vedere anche queste notizie brutte dall'Italia. È davvero, è così. Allora, adesso vedo e spero di sentire anche Alessandro Surza. Andiamo a vedere se ci sono novità in merito all'elicottero, che però non vedo più nella zona dove stazionava poco fa. Alessandro, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Giorgia, vediamo se riusciamo. Adesso dovresti sentirmi, in teoria, credo di sì, credo che sia tutto ok. Quindi vi raccontiamo quello che tu hai provato con maestria a raccontare senza avere il nostro supporto, utilizzando solo le immagini di Emanuele Sergi, quindi quello che è accaduto pochi minuti fa. Abbiamo raccolto delle informazioni e proviamo a partire con ordine. Come abbiamo raccontato nella nottata di ieri, grazie ai droni era stato trovato un segnale nella zona del ponte Roma. Stamattina sembra, dobbiamo ancora avere le certezze, ma sembra che sia stato intercettato un altro segnale proprio qui a Leproso. Ecco perché pochi minuti fa avevate visto in diretta l'elicottero che aveva provato a scendere, perché era stato captato un altro segnale, quindi si tentava di capire, scendendo proprio con l'elicottero, se si potesse provare a trovare qualcosa di utile per riuscire a scoprire ulteriori novità di quello che sta accadendo. Ecco perché l'elicottero era sceso di corsa per provare a vedere. Alla fine nulla di fatto, non è stato trovato nulla, con l'elicottero che continua a muoversi da qui, quindi dal ponte Romano fino al ponte di Orsaria, dove ci troviamo noi nella frazione di Leproso, dove ci sono anche i sub e dove si trova la forra più stretta e impervia, dove insomma oggetti e non solo magari possono anche incastrarsi con la forte acqua che scorre, ma la possibilità è che l'elicottero appunto sia ripartito per muoversi fino all'intersezione del Natisone con il Torre nella zona di Manzano, e quindi era qui e sta percorrendo su e giù tutta questa zona, dal ponte Romano al ponte di Orsaria fino all'intersezione tra Natisone e Torre nella zona di Manzano. Queste sono le ultime notizie che abbiamo. E sappiamo anche, infatti a breve potremmo anche provare a spostarci in quella zona, sappiamo che le famiglie sono al centro di ricerca di Orsaria, proprio a pochi minuti da dove ci troviamo noi, che eravamo arrivati qui proprio attratti dal rumore dell'elicottero per pescare, come avevamo fatto in diretta con Emanuele Sergi poc'anzi, le immagini della discesa lungo il fiume. Adesso cercheremo di andare a trovare altre informazioni, ci sono i soccorritori più in giù rispetto a noi, che ovviamente però non permettono l'accesso in maniera semplice, quindi dobbiamo andare a Orsaria, dove secondo quello che ragazzi, per quanto riguarda il ragazzo 25enne residente in Austria, c'è il fratello, perché la famiglia è ancora bloccata in Romania, ma sembra essere stata avvertita, insomma, quindi tutti sono a conoscenza della situazione e stanno a Giorgia. Per ora è tutto, adesso noi proviamo a spostarci di qualche metro per vedere se troviamo altre informazioni da segnalarvi in diretta. Quindi, scusa se ho capito bene, Alessandro Surza, ci sarebbe stato un secondo segnale telefonico intercettato dello stesso telefono, immagino, quello della ragazza. Allora, questa cosa dello stesso telefono lo dobbiamo scoprire, nel senso che quello che ci hanno raccontato è che sembra che l'elicottero, perché quando abbiamo visto l'elicottero scendere ci siamo tutti chiesti ma sta andando a colpo sicuro, sembra stia andando a colpo sicuro, e ci hanno detto sì, perché sembra aver percepito, captato un altro segnale. Non è dato, insomma, non è un dato che a nostra conoscenza sia lo stesso di quello trovato nella notte, però probabilmente sì, Giorgia, sembra, potrebbe essere insomma lo stesso segnale, però poi segnale che alla fine non ha dato esiti positivi, cioè alla fine l'elicottero è risalito per poi allontanarsi, quindi evidentemente è stato un falso allarme, però con abbastanza certezza si sta battendo, come dicevo, questa zona dal ponte Romano, ponte di Orsaria, fino all'intersezione tra Torre e Natisone nella zona di Manzano. Va bene, grazie Alessandro, torniamo da te tra poco. In effetti, insomma, quelle immagini dell'elicottero col portellone che si apriva e qualcuno che sembrava intenzionato a scendere ci avevano in qualche modo fatto salire l'attenzione, sembrava ci fosse qualcosa da andare a prendere, da andare a recuperare, invece si continua a cercare. Andiamo a un aggiornamento dell'ANSA di pochi minuti fa, che dà i dati ancora una volta importanti di quella che è stata la piena del Natisone di ieri. Sono state rese note le portate d'acqua del fiume Natisone nella mattinata e nel pomeriggio, ovviamente la giornata di ieri, dati fondamentali che ci aiutano a capire l'eccezionalità dell'evento che ha coinvolto i tre ragazzi. I numeri si riferiscono a misurazioni a monte del luogo della tragedia, e ora vediamo se riesco a ripescare l'ANSA e a leggervela. No, perché purtroppo ho perso il controllo. Comunque tra poco, appena riprendiamo il controllo dell'ANSA, andiamo a leggervi quelli che sono i numeri che raccontano la piena. Eccolo qua. Quindi il fiume impiega una ventina di minuti
per raggiungere il luogo della tragedia. Alle 11.30, da dove quindi è stata effettuata la misurazione, alle 11.30 la portata d'acqua era ancora soltanto di 20 metri cubi al secondo, all'interno di un letto molto ampio. Alle 13, quando i ragazzi erano già sul greto, la portata è diventata improvvisamente di 135 metri cubi, quindi attenzione, 11.30, 20 metri cubi, alle 13, 135 metri cubi al secondo. Alle 13.35 stiamo parlando di 250 metri cubi. Quindi pensate come è andata in crescendo la portata del fiume in maniera veramente incredibile, quasi esponenziale, e questo in qualche modo ci dà la misura di quello che è stato, di quello che è stato il fenomeno. Ecco, questo per un altro appunto aggiornamento. Intanto io credo di dover andare a fare un piccolo break e ci ritroviamo fra poco, ancora in diretta, ancora da Premariaco e zone limitrofe, ancora per la ricerca dei tre ragazzi dispersi da ieri. Eccoci qua ancora in diretta con la nostra straordinaria, lo siamo dalle 8:15 di questa mattina per raccontarvi minuto dopo minuto l'evolversi delle ricerche, l'evolversi della situazione a Premariaco. In questo momento vedo inquadrato Alessandro Surza con l'ombrello, quindi Alessandro, possiamo dire che sta anche ricominciando a piovere un'altra volta? Inquadrami. Sì, Giorgia, io è tutto in diretta, ci stiamo spostando dal ponte di Orsari. Io, Emanuele e Sergio adesso andiamo a recuperare l'auto e ci spostiamo andando a cercare le famiglie che dovrebbero trovarsi al campo base di Orsaria, da dove ovviamente con attimi di paura, di ansia, di terrore stanno aspettando notizie, notizie che al momento non stanno arrivando. Poi proveremo a spostarci anche a Paderno di Premariaco, dove nei pressi di una frana, ovviamente caduta ieri, sembra sia il punto esatto dove è stato trovato il segnale ieri sera del cellulare, con la cellula che si è agganciata proprio in quel punto lì. Quindi andremo prima a Orsaria e poi ci sposteremo a Paderno per capire qual è il punto esatto dove è stato riscontrato un segnale del cellulare. Ovviamente ci raccontavano gli esperti che il Natisone è diverso da qualsiasi altro torrente, è un torrente, un fiume complicato che alla fine è molto molto profondo, all'interno delle rocce che sono presenti sotto il livello dell'acqua si creano dei mulinelli dai quali poi è veramente difficile uscire, ecco perché poi molti oggetti e anche in passato altre situazioni di questo tipo hanno richiesto davvero tanto 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 tempo per riuscire a venirne a capo, per riuscire a trovare quello che si stava cercando. Quindi insomma rimaniamo in attesa, ma come ci spiegavano e lo ribadiamo, il Natisone è completamente diverso da qualsiasi altro corso d'acqua proprio per la sua particolare natura, insomma, che porta l'acqua a creare dei mulinelli che vanno sotto, e anche con le rocce, con i tronchi, con tutto quello che c'è all'interno è difficile riuscire a recuperare e riuscire ad andare a cercare anche in profondità. Qua mi sta facendo vedere proprio Emanuele Sergi, insomma, la forza anche della corrente. Tu hai raccontato prima quanto è aumentato il volume dell'acqua nel giro di poco, no? Da quando era tutto tranquillo a quando poi insomma si è moltiplicato il volume dell'acqua che poi ha trascinato via i ragazzi nel momento, soprattutto anche quando abbiamo visto nei video stavano provando ad afferrare la corda lanciatagli dai soccorritori con il ragazzo 25enne che l'ha mancata per veramente un metro o poco più. Quindi sono stati attimi e sono tuttora attimi di grandissima angoscia, di grandissime ricerche, e questo è quello che sta accadendo qua. Adesso sono addirittura andati via anche le vetture dell'ambulanza, dei vigili del fuoco, proprio perché si spostano in continuazione dove vengono chiamati per sperare di riuscire a trovare i ragazzi. Questo è quello che accade, Giorgio. Noi adesso ci spostiamo nella zona di Orsaria. Va bene,
allora continua pure il tuo percorso, Alessandro Sursa. Tra poco dovremmo riuscire a ricollegarci anche con Omar Costantini e con tutte quelle che sono invece le notizie, i movimenti dal campo base, dal luogo di coordinamento. Nel frattempo, parlavamo dei numeri con cui è cresciuto il Fiume, che sono numeri veramente impressionanti. Quindi, ricapitolando, alle 11.30 la portata d'acqua era di 20 metri cubi al secondo, questo alle 11.30, quando la situazione era tranquilla. Probabilmente pochi minuti dopo sono arrivati i ragazzi per farsi una passeggiata, per farsi due foto, eccetera. 20 metri cubi al secondo. Alle 13, ovvero quando erano già dentro il greto del Fiume, improvvisamente è arrivata a 135 metri cubi, quindi non è decuplicata praticamente di più. 135 metri cubi alle 13.35, quando hanno lanciato l'allarme, ok, la portata era oltre, quindi era quasi a 250 metri cubi. Quindi pensate che razza di escalation incredibile nella portata dell'acqua, e pensate anche quanta forza, no? Con tutta questa acqua che arriva prende il fiume. Quindi questa è la situazione che ci descrive benissimo quegli attimi così, così drammatici. Tra l'altro, vediamo se possiamo andare a rivedere quelle immagini con l'elicottero che abbiamo visto poco fa, dove ci si era accesa quasi la speranza che avessero individuato un segnale importante i vigili del fuoco. Ecco qui, guardate il portellone che si apre, e quasi il tentativo di uscire appunto da parte di uno dei vigili del fuoco prende la corda. Qui ci abbiamo quasi creduto, abbiamo pensato di essere a un punto di svolta nelle ricerche che vanno avanti da questa mattina, che sono poi proseguite come si poteva ovviamente per tutta la notte, e invece non è stato così, perché dopo aver battuto la zona con grande attenzione, immagini queste di Emanuele Sergi, ringraziamo poi Stefano Giovanpietro per avercele montate in questo modo, che ci fa capire molto bene quanto appunto sembrava si fosse arrivati a un punto di svolta. Così purtroppo così non è stato, perché quell'elicottero già ora non è più lì, e insieme a quell'elicottero, ci ha spiegato poco fa Alessandro Sursa, si sono spostate anche le varie ambulanze, i vari mezzi di assistenza, chiaro segnale che l'area non è quella, insomma l'area in cui si deve trovare qualcosa non è più quella. Ora cercheremo di capire dove si spostano le ricerche, dove tornerà a focalizzarsi l'attenzione appunto dell'elicottero dei vigili del fuoco, con le telecamere termiche che abbiamo detto essere importanti in queste situazioni per rilevare dei segnali, per rilevare qualcosa di anomalo che magari a occhio nudo sono anche zone, come avete visto, boschive, di campi, di erba alta, oltre che ovviamente il fiume, la visuale non può essere totale, non può essere netta. Tutte queste strumentazioni invece vanno a far cogliere particolari dettagli che appunto in altro modo non si potrebbero andare a carpire. Rivediamole ancora queste immagini, perché pensate, insomma, anche l'apprensione della popolazione di queste zone, che sta vivendo tutto il giorno con questi sorvoli, con questi movimenti, nell'angoscia e nell'attesa, e ancora forse nella speranza che qualcosa cambi. Sono le 12.12, probabilmente attorno a quest'ora sono arrivati ieri i ragazzi sul greto del fiume, probabilmente è cominciato tutto verso quest'ora, dopo che la ragazza di Basaldella aveva fatto il suo test all'università, all'Accademia delle Belle Arti, aveva voglia di svagarsi un po',
aveva voglia di farsi una passeggiata all'aria aperta, certo il tempo non era assolutamente nulla di che, ma magari si è aperta una finestra verso quell'ora di sereno e hanno pensato di svagarsi un po' in quella zona del fiume che è frequentata, viene chiamata Premariaco Beach dagli abitanti della zona, perché insomma poi si va d'estate a prendere il sole, approfittando anche appunto dell'aria fresca che poi il natisone porta con sé. E invece tutto ciò, come abbiamo detto, per condizioni imprevedibili è finito per diventare una tragedia. Allora, vediamo se riusciamo a rimetterci in contatto con Omar Costantini per vedere a che punto siamo con i movimenti. Lo ricordiamo, ci sono 40 persone in questo momento, c'è una squadra che via via con il passare delle ore sta aumentando di dimensioni, aumentando di numeri. Ci sono 40 persone, ci sono sommozzatori, ci sono dronisti, ci sono gli speleo, insomma c'è qualsiasi forza in campo per tentare di venirne a capo. Lì invece Omar Costantini al campo base, al centro di coordinamento, a che punto siamo? Ci sono dei movimenti, ci sono delle nuove indicazioni? Vediamo se riusciamo a vederti, Omar, e a sentirti. Aspetta. Sì, mi sembra di sentirti in sottofondo. Ci sei, Omar? Invece di calcare... Si sta tentando di mettere in collegamento, però in sottofondo abbiamo sentito il rumore dell'elicottero. Quindi l'elicottero è ancora in volo e l'elicottero è ancora lì in zona. Quindi adesso attendiamo che Omar Costantini riesca a collegarsi e a raccontarci che cosa sta succedendo lì, in modo da continuare ad essere sul pezzo e a tenervi aggiornati. Allora Omar, ora ci senti? No, vediamo l'immagine con il camper dei vigili del fuoco, ipotizziamo che ci sia ancora ovviamente la stessa agitazione, la stessa concentrazione di prima. Ora c'è un collegamento, tra poco riusciremo a farlo, con Omar. Nel frattempo chiediamo ad Alessandro Surza, anche lui, di essere sempre in collegamento con noi, in modo da non perderci davvero nulla in questa giornata che ci sta tenendo con il fiato sospeso per quanto riguarda appunto l'evolvere delle situazioni. Tra l'altro abbiamo visto anche oggi giornata non bellissima sul fronte meteo, assolutamente migliore rispetto a ieri, ma non ancora meravigliosa. Possiamo però andare a ripescare, perché poi ci sono famiglie che ovviamente in questo momento stanno vivendo con trepidazione, ma anche amici, conoscenti, compagni di corso, per esempio dei tre giovani coinvolti che staranno vivendo questi attimi attaccati come noi alla speranza di avere una notizia. E andiamo a risentire le parole del professor Fausto De Ganuti, che è il direttore accademico dell'Accademia delle Belle Arti, frequentata dalla ragazza di Basaldella, da Patrizia, 20 anni al secondo anno. Andiamo a risentire che cosa ci ha raccontato. Io vorrei dire che è ancora la nostra studentessa, perché fino a quando non la troviamo, non la trovano, io confido nella buona sorte, insomma. Certo, lei che reazione ha avuto quando insomma le hanno detto che era lei? Che cosa state provando in queste ore? È difficile poter dire cosa si trova in una situazione del genere, perché al di là della conoscenza diretta con la persona, che era una studentessa molto brava, molto attenta, ed era anche una che aveva ben chiaro quello che voleva fare nella sua vita, e pertanto è ancora maggiore la tristezza, la rabbia che si può provare in una situazione dove, se voi fate la somma degli anni delle tre persone scomparse, credo non si arrivi a 64 anni tutti e tre insieme. Quindi è una cosa incredibile, perché lì potevano esserci i nostri nipoti, almeno per quanto mi riguarda, o i nostri figli,
ed è un dolore indescrivibile, perché sono giovani vite che devono ancora fare, imparare tutto, ed è veramente una cosa che non si può descrivere, ecco, questo è. Sì, assolutamente, è qualcosa di veramente incredibile. Le faccio un'ultima domanda. Patrizia, che ragazza è? Dunque, Patrizia è una ragazza molto solare, innanzitutto, che era dedita allo studio, aveva delle idee ben precise, ma soprattutto era una che lavorava anche per mantenersi agli studi, quindi una di quelle ragazze che tutti quanti vorrebbero che fosse la loro figlia, non so se posso rendere l'idea. È sicuramente una gran brava ragazza, noi speriamo con tutto il cuore che possa essere ritrovata. E il tempo, purtroppo, più passa il tempo e meno speranze ci sono. Purtroppo è così, più passa il tempo e meno speranze ci sono. Ora chissà se Alessandro Sturza riuscirà a raggiungere anche il luogo protetto, chiamiamolo così, perché è giusto che stiano in pace, che stiano insomma lontano dai clamori i parenti dei tre ragazzi, i genitori di Patrizia che sono arrivati da Basaldella, e poi anche ovviamente i genitori di Bianca, che sappiamo vivere a Udine. Non è ancora ben chiaro quanta parte della famiglia del ragazzo sia arrivata, sicuramente il fratello, ci ha raccontato prima Omar Costantini che i genitori di fatto l'hanno saputo stamattina dai media, non sapevano nulla di quanto accaduto. Tutte queste persone stanno vivendo insieme lì a Orsaria, l'attesa, l'attesa di aggiornamenti, l'attesa di notizie, l'attesa che succeda qualcosa, che insomma che sia un segnale di ritrovamento. Allora, tra poco dovremmo essere con il nostro Alessandro Sturza lì a cercare di capire quali sono gli umori, dicevamo, della Romania. La Romania che, insomma, abbiamo detto che questa è una vicenda che ha in qualche modo coinvolto e colpito non solo in Friuli, ma ovviamente in tutta Italia, ma ovviamente anche in Romania, paese d'origine di due dei tre ragazzi che in queste ore stanno cercando tutti i professionisti all'opera. E abbiamo poco fa raccolto la testimonianza di una collega rumena che possiamo andare a risentire, che ci racconta proprio questi attimi trepidanti. Sì, infatti ieri sera c'era il telegiornale delle 23, sono andata in diretta, ho raccontato quello che è successo qui e purtroppo le immagini abbiamo visto tutti, sono strazianti, diciamo, sì. E in questo momento certo che la Romania guarda questa situazione, questa tragedia, perché tutti mi chiedono, ci sono delle speranze che siano trovati in vita? Boh, diciamo che è difficile, però ce la mettono tutti, nel senso che ho visto, sono venuti anche con l'elicottero dal Veneto, e allora sono molto, sì, cercano di trovare questi tre ragazzi che non si sa per quale motivo, magari per fare delle foto, sono andati in quel posto. Ecco, diciamo che il popolo romeno in questo momento si è svegliato questa mattina, diciamo così, davanti a questa tragedia, ed è solidale anche verso la famiglia di questi tre ragazzi, perché comunque sono tutti e tre originari del paese della Romania. E ancora una volta però viene lanciato un messaggio, no? Perché abbiamo visto quando l'emergenza, scusate, chiama, e il popolo friulano risponde sempre presente, no? Perché non solo i tecnici, i volontari, le persone specializzate, ma un po' tutta la comunità anche locale, perché abbiamo sentito, insomma, non solo Premariaco, ma tutta la comunità del Friuli si è stretta vicina ai familiari di questi tre ragazzi. Infatti abbiamo visto anche dei messaggi anche delle autorità sui social che si sono avvicinati alle famiglie. Certo, parliamo, per quanto ne sappiamo, delle famiglie che vivevano qui in Italia, e allora diciamo che
sono in questa realtà, molto integrati, e purtroppo anche in Romania questa notizia è triste, e certo le famiglie, è molto delicato, perché pian piano sapranno tutti quello che è successo, e purtroppo non è una bella notizia, e non ci piace quando dobbiamo far vedere anche queste notizie brutte dall'Italia. E certo, è così, non ci piace assolutamente parlare di tragedie, c'è ancora un filo di speranza, lo diceva anche nel corso di questa mattinata Riccardi, la speranza ovviamente rimane fino alla fine, ma il passare delle ore non ci fa ben sperare, e le ore continuano davvero a passare. Ora siamo praticamente a 23 ore dalla prima richiesta di soccorso, quindi è passato praticamente un giorno, e qui dobbiamo chiaramente prendere conto, prendere atto del fatto che il tempo passa e le ricerche al momento non stanno dando alcun esito. Questo è quello che purtroppo vi stiamo raccontando. Allora, vediamo se possiamo trovare ancora qualcosa, qualche aggiornamento dall'ANSA, per esempio. Ovviamente tutti i media stanno seguendo con grande intensità questa vicenda. C'era la testimonianza di alcuni abitanti di Premariaco che hanno provato a raccontare, raccolta dall'ANSA, hanno provato a raccontare come una volta, voglio dire, trovatisi su quell'isolotto, una volta che è salita l'acqua, diventi impossibile ritornare a riva, perché diventa pericoloso, e questo in qualche modo ci ha aiutato a capire che cosa devono aver pensato quei tre ragazzi in quel momento, perché molti si sono chiesti: ma avevano l'acqua alle ginocchia, potevano provare a uscire? No, perché lì avevano l'acqua alle ginocchia, ma facendo qualche passo sarebbero sprofondati nella corrente, cosa che poi purtroppo è successa pochi minuti dopo, e quindi non hanno avuto scampo. Mi pare di rivedere collegato Omar Costantini in una sorta di così drammatica tranquillità lì al campo. Sì, non ci sono novità, Giorgia, rispetto a quello che abbiamo sentito nel corso di questa diretta. Chiaramente le forze dei soccorsi, insomma, sono operative da ieri, siamo quasi giunti alla 24esima ora da quando è scattato il piano d'emergenza. Come detto, qui noi ci troviamo all'interno dell'area messa a disposizione da parte della Croce Rossa, della sezione qui di Orsaria di Premariaco, che ancora una volta, insomma, è un ulteriore messaggio, ripeto, saranno frasi fatte, le solite cose, però dobbiamo sottolinearlo per l'ennesima volta come si operi in sinergia, perché bisogna fare squadra quando accadono soprattutto queste emergenze. Dicevo, siamo qui all'interno dell'unità di crisi ricavata all'interno della Croce Rossa di Orsaria, altri due campi base sono operativi, uno in quel di Premariaco, non lontano dal punto in cui i ragazzi sono stati travolti dalle acque, dove eravamo già collegati questa mattina, e l'altro campo base è all'altezza del vecchio mulino di Lepro, dove viene utilizzato per mettere gommoni e le altre imbarcazioni utili per andare in lungo e largo lungo il fiume Natisone. Sta operando anche l'elicottero della Protezione Civile Regionale in supporto all'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, decollato, ricordiamo, dal reparto volo di Venezia, che si occupa della parte che va dal ponte di Leproso verso la confluenza con il torrente Tor, a valle, dunque all'altezza dei comuni di San Giovanni a Natisone, Manzano e Trivignano Udinese, mentre tra i due ponti, quello cioè il ponte Romano e il ponte qui di Leproso Orsaria, stanno operando i vigili del fuoco con l'ausilio dei droni, oltre ai sommozzatori che stanno scandagliando il fondale del Natisone nella speranza, ripetiamo, di riuscire ad individuare i tre ragazzi. Dicevamo, siamo quasi a 24 ore da quando è scattato il piano d'emergenza, i soccorsi si
sta aumentando, tra l'altro anche la presenza dei volontari, della protezione civile, delle varie squadre comunali che nel territorio hanno risposto presente, la chiamata di soccorso da parte dei colleghi qui del comune di Premariacco, i vigili del fuoco, come detto, da tutti i comandi della regione sono presenti con i vari reparti di varia specializzazione. Poi cosa dobbiamo aggiungere ancora? Dobbiamo dire anche le forze dell'ordine dislocate, sia la polizia, sia per quanto riguarda il commissariato di Civitavecchia del Friuli e della questura di Udine, tutti i carabinieri, insomma, sia della stazione qui di Premariacco ma dell'intera area di competenza del comando provinciale e territoriale di compagnia, polizia locale, insomma ci sono, come detto, più di 50 persone che da ieri stanno lavorando alla cremente in certi casi, perché il meteo ha condizionato parecchio quanto riguarda l'operazione dei soccorsi, però per fortuna adesso sembra che la situazione sia in fase di miglioramento, non piove più, sta uscendo un timido sole di giugno, siamo al primo giugno, però quella è la speranza, insomma, che per fortuna il meteo in una certa parte stia lasciando campo aperto affinché, insomma, i soccorsi possano operare nella massima tranquillità, ma soprattutto, scusate, tranquillità, nella massima sicurezza, come è loro noto. Abbiamo visto più volte anche l'elicottero del reparto volo, sia qui da noi, dalla postazione fissa di Ossaria, ma anche grazie all'intervento della postazione 2 con il collega Surza e Sergi, e insomma cerchiamo in tutte le maniere di darvi minuto per minuto, però al momento purtroppo non abbiamo notizie positive in merito al ritrovamento di questi due ragazzi. Si riparte da quella flebile speranza del rintraccio della cella all'altezza, proprio da qui dove ci troviamo noi, verso Manzano, insomma. Questo è quello che vi stiamo documentando. Io ti ripasso un attimo per prosecuzione del telegiornale della speranza, insomma, avremo anche magari altre persone per sentire testimonianze dirette qui da Ossaria di Premariacco. Sì, allora facciamo così, dovremmo essere a ridosso di un break, quindi direi che ci possiamo fermare e poi ritorniamo con te, con Alessandro Surza, a raccontare queste ore di ricerca, tra pochissimo. Siamo ancora in diretta, lo siamo ininterrottamente dalle 8:15 di questa mattina. Vi stiamo raccontando ora dopo ora l'evolversi della situazione a Premariacco. In realtà la situazione non si evolve, questa è la cattiva notizia. Ci sono state delle tracce, abbiamo cominciato la mattina nella speranza di inseguire quel segnale che arrivava da un telefonino, quello che apparteneva a una delle due ragazze che sono disperse da ieri. Le ricerche però non stanno dando esiti, non stanno dando i frutti. Abbiamo vissuto anche un attimo di speranza quando abbiamo visto l'elicottero dei vigili del fuoco abbassarsi con quasi gli addetti che volevano pronti a scendere, pronti ad andare a recuperare qualcosa che era stato rilevato, ma anche lì purtroppo non è successo nulla, non c'era nulla, e quindi si continua a cercare, lo si fa ora dopo ora, sempre con meno energie ovviamente, fisiche ma soprattutto mentali, perché più passano le ore e più tutti chiaramente ci facciamo prendere dallo scoramento. Siamo ancora lì, però siamo ancora lì, andiamo tra poco andremo da Omar Costantini, abbiamo la sindaca di Campoformito, attenzione, Erika Furlani, buongiorno e grazie di essersi messa in collegamento con noi. Buongiorno. Allora, le devo chiedere come sta vivendo la comunità questi attimi così drammatici. Beh, con grande apprensione e con grande dispiacere ovviamente per quello che è successo, perché succede una cosa di questo tipo, non era prevedibile che succedesse ovviamente. I ragazzi, quando sono andati lì sull'isolotto, abbiamo visto tutti le fotografie, sembrava che non ci fosse nessun pericolo, però sappiamo che purtroppo la piena arriva improvvisa e siamo tutti increduli veramente a seguire queste ore nell'attesa appunto di ritrovare questi ragazzi, sperando che siano ancora vivi. Lei conosce la famiglia di Patrizia? Conosce Patrizia? No, io personalmente non li conosco. Penso comunque che andrò a trovarli questo pomeriggio,
più che altro per esprimere la vicinanza di tutta la comunità, perché una ragazza così giovane, tutti penso che abbiamo visto le foto, una bellissima ragazza, e credo che tutti i genitori si sentano un po' partecipi di questa tragedia. Assolutamente, assolutamente. Immagino che lì da voi in paese non si parli d'altro, perché è qualcosa che ha scosso tutti. Figurarsi se capita poi a un vicino di casa, a un paesano, a una persona che appartiene alla propria comunità. Sì, 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 sono tutti qua che non parlano altro che di questo. Ecco, purtroppo le speranze con il passare delle ore vanno ad affievolirsi, e questo, il passaggio del tempo non è mai un aspetto positivo. Voi ovviamente credo che siate lì a sperare, a fare il tifo perché le ricerche diano esito e poter riabbracciare la famiglia insieme a Patrizia al più presto. Certo, assolutamente sì, e questo ce lo auguriamo tutti. Siamo veramente speranzosi, anche se siamo, insomma, consapevoli che potrebbe essere difficile, insomma, man mano che, appunto, come ha detto lei, passano le ore, riuscire a trovarli vivi, però la speranza è l'ultima a morire, quindi siamo qui in attesa. Ok, lei sa se la famiglia sta attendendo a casa, sono lì da lei nel vostro comune? No, sono a casa. Sono a casa ad attendere quindi gli esiti delle ricerche. Va bene, la ringraziamo per aver condiviso con noi questi momenti davvero di ansia. Grazie davvero, e ci risentiamo se ci saranno aggiornamenti. Grazie a voi per la chiamata. E allora, è così, sì, perché poi ci sono tante comunità sconvolte. Abbiamo parlato della Romania, non possiamo non pensare a Campoformido, insomma a Basaldella, dove vive Patrizia, vive la sua famiglia. Allora, andiamo da Omar Costantini ora, mi sembra sia pronto per capire se c'è qualcosa che possiamo dire per aggiornare questi minuti, oppure se la situazione no. È forse Alessandro Sursa quello pronto, non lo so, ditemi voi, a qualcuno do la linea, ad Alessandro Sursa, via. Che non sentiamo, microfono muto, vediamo, ma non sentiamo Alessandro Sursa, quindi cerchiamo di capire quale sia il motivo. Le comunicazioni sono un po' difficili in questa mattinata, lo sono state ieri perché, come vi abbiamo raccontato, sono caduti due acquazzoni incredibili che hanno finito per compromettere la nostra attrezzatura. A un certo punto non riuscivamo a collegarci più. Oggi la situazione mi sembra decisamente migliore dal punto di vista meteo, però è chiaro che probabilmente anche la concentrazione di tanti collegamenti può in qualche modo poi influire sulla qualità degli stessi. Abbiamo visto molti media presenti lì, Orsaria, e poi sì, ovviamente c'è tutto il resto, tutti i collegamenti, le comunicazioni tra le varie forze che operano. Immaginiamo che ci sia davvero un contatto continuo, ininterrotto. Tra l'altro abbiamo perso anche di vista l'elicottero, quindi ragazzi, se avete notizie dell'elicottero, insomma, cerchiamo di capire se abbiamo cambiato zona, se abbiamo una nuova zona in questo momento che viene battuta, che viene ispezionata, se ci sono nuovi indizi. Ci stiamo ovviamente appigliando a qualsiasi cosa mentre le ore passano, e purtroppo siamo ancora qui senza notizie. Siamo qui in realtà dalle 8:15 di questa mattina, con, come dicevo prima, due momenti in cui si è riaccesa la speranza, quando abbiamo saputo della cella telefonica che aveva rilevato la presenza di un telefonino, e quando abbiamo visto quell'elicottero abbassarsi, aprire il portellone, e degli addetti che stavano uscendo, abbiamo pensato che avessero trovato qualcosa. Così non è stato, si cerca ancora e lo si fa purtroppo senza esito. 12:40, sono passate quasi 24 ore, dal momento in cui è arrivato la prima richiesta di intervento. Allora, ora dovrebbe
Dovrebbe essere in grado di collegarsi con noi Alessandro Sursa. Vediamo se riusciamo ad avere degli aggiornamenti da lì. Alessandro, a te. Allora, ci senti Giorgia? Ci senti? Siamo qui al campo base di Orsaria e adesso stiamo cercando di captare ulteriori notizie, ma poco fa dovrebbero essere arrivate delle nuove informazioni alla responsabile funzionaria della Protezione Civile, che adesso ha organizzato un briefing con tutti gli uomini che insomma erano qui in attesa di ulteriori notizie per capire come muoversi, perché ovviamente poi, nel senso, in attesa di ulteriori notizie ci sono anche degli attimi in cui purtroppo si sta impotenti ad aspettare e sperare. Adesso dovrebbe essere arrivato nuove notizie che ancora noi non abbiamo avuto modo di approfondire con il funzionario della Protezione Civile, che ha convocato tutti gli uomini e le donne che sono qui a disposizione per un briefing, per capire come strutturare le prossime azioni. Quello che dobbiamo raccontare, che adesso abbiamo parlato con uno dei vigili del fuoco che ci ha raccontato, che il messaggio che bisogna far passare è che questi ragazzi, come abbiamo già detto e ribadito, ma loro ci tengono, ci hanno chiesto di ribadirlo ulteriormente, probabilmente, anzi quasi sicuramente, erano ignari di quello che accade in queste zone quando c'è il maltempo, quando c'è un'allerta meteo, e quindi di conseguenza loro hanno provato, i soccorritori, a raggiungere i ragazzi. Non è stato facile, ma soprattutto quello che è stato, diciamo, quello che ha purtroppo portato a questa situazione drammatica è che l'acqua si è alzata velocissimamente, non c'è stato neanche il tempo materiale per riuscire a poter fare più veloce per riuscire a prenderli. Gli stessi soccorritori hanno provato anche ad andare in acqua, mettendo a rischio gli stessi uomini della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, esperti, e persino loro esperti sono stati respinti dalle acque della Natisone, che con una corrente così forte non permetteva di entrare con semplicità in acqua per andare a prendere i ragazzi, e quindi questo è il messaggio che vogliono far passare. Quindi difficoltà estreme a causa del maltempo, soprattutto di ieri, anche per i soccorritori, che hanno rischiato la vita loro stessi in primis per provare a salvare questi ragazzi che ora, come sappiamo, sono dispersi e che tutti quanti stiamo cercando con ansia. Io adesso, Giorgia, provo ad andare a scoprire se questo briefing ha portato ulteriori notizie dal funzionario, dal responsabile della Protezione Civile, che poco fa, appunto, davanti a me ha ricevuto questo foglio e poi si è andato a chiudere dentro una porta per una riunione immediata, fulminea, con tutti coloro che erano qui ad attendere ovviamente notizie per sapere come fare, dove dirigersi. Quindi vado e poi torno subito da te per provare a darti quelle che spero siano notizie importanti. Bene, allora così riaccendiamo un'altra volta la luce della speranza, sperando che gli aggiornamenti siano buoni o perlomeno che ci sia un'altra pista da seguire che possa portare al ritrovamento dei tre ragazzi. Quello che sappiamo, ci aggiorna ora dalla redazione Stefano Giovanpietro in diretta, c'è anche il nome del terzo ragazzo che finora abbiamo chiamato il fidanzato di Bianca. In realtà il ragazzo si chiama Kasian e stiamo parlando del 25enne di origine rumena che vive in Austria e di cui è stato più difficile arrivare a reperire i contatti, appunto, con la famiglia. Christian Kasian Molnar, questo è il nome del ragazzo 25enne disperso. Delle altre due sappiamo ormai molte più cose, le sappiamo soprattutto di Patrizia Cormos, 20 anni, di Basaldella. Lì, proprio a Basaldella, la comunità si è stretta attorno alla famiglia, abbiamo sentito poco fa la sindaca Erika Furlani, la famiglia è lì ad attendere notizie. Con le parole strazianti che abbiamo letto stamattina sul Messaggero Veneto, rilasciate dalla madre, poche parole dove dice: mi ha chiesto di andarsi un attimo a rilassare, no? In compagnia di questi due amici. Io gli ho detto non andare perché sei stanca, e lei invece è andata lo stesso. Ecco, pensare anche a tutto quello che poi ritornerà, ripasserà nella mente di questi genitori, di queste famiglie straziate da tutto questo, straziate da aver visto quei video, straziate da davvero questa situazione assolutamente incredibile. Tra poco, con il nostro Alessandro Sursa, continuiamo ad essere lì a monitorare cosa succede in questo nuovo briefing che ci ha raccontato Alessandro Sursa poco fa essere in corso. Quindi c'è un momento di
diciamo così, tiriamo le fila e cerchiamo di capire dove continuare a cercare, questo potrebbe essere il senso, oppure cerchiamo di capire i dati fin qui raccolti, incrociamoli e vediamo se emerge qualcosa. Di certo è che in questo momento le forze in campo si sono riunite, ovviamente al riparo dalle telecamere, per un momento di comunicazioni interne, quindi attendiamo lì per capire quelli che possono essere gli sviluppi di tutto questo. Tra poco saremo invece a Premariacco, andremo a Premariacco per vedere anche insomma la comunità di lì, come vive questi attimi di attesa, e poi ancora saremo collegati anche tra poco da Basaldella, dove sappiamo esserci la famiglia di Patrizia, appunto, che è lì ad attendere notizie, ad attendere che arrivino in qualche modo degli aggiornamenti, aggrappati tutti fortemente alla speranza, che è sempre più debole, ma che continuiamo ad avere. Allora, torno da Alessandro Sursa, vediamo se questo briefing è ancora in corso. Alessandro. Sì, allora Giorgia, allora il briefing è ancora in corso e chiaramente ovviamente non ci fanno accedere per ascoltare. È però una notizia che al momento non si può dare, questo abbiamo percepito, quindi è arrivata una notizia che però ancora per un po' non si riesce a captare, a percepire. Quello che siamo riusciti a capire è che non è una notizia che dovrebbe spostare le cose, quindi non dovrebbe essere una di quelle notizie clamorose di ritrovamento o qualcosa del genere. Hanno evidentemente captato, percepito qualcos'altro, forse il segnale di una nuova cellula del telefono, forse hanno avvistato qualcosa, stanno provando a capire anche loro, ma non è una notizia che sposta gli equilibri di una ricerca che continua ad essere ovviamente disperata, con tutte le ansie, le situazioni drammatiche, difficili del caso. Quindi possiamo adesso soltanto vedere. Sento delle voci, vediamo se il briefing si sta concludendo. A breve dovremmo avere insomma in diretta il portavoce della Protezione Civile, che ci potrebbe magari, perché no, comunicare proprio questa notizia che al momento ho solo saputo non spostare gli equilibri. Ecco, questa è la notizia che abbiamo potuto captare anche un po' in confidenza. Adesso cerchiamo di capire di che cosa si tratta questo ulteriore aggiornamento. Ribadisco, potrebbe essere una cellula trovata di un telefono, potrebbe essere una scarpa, potrebbe essere qualsiasi cosa, non siamo ancora in grado di dirvi, ma qualcosa è stato trovato, cioè un aggiornamento c'è stato. Adesso proviamo ad andare a scoprire di che cosa si tratta, Giorgia. Perfetto, grazie Alessandro. Così stiamo vivendo tutto davvero insieme a voi, minuto dopo minuto, aggrappandoci a ogni dettaglio. Rivedo anche inquadrato Omar Costantini, non so se ci senti Omar, sì, ci puoi dire dove sei? Allora, io mi sono spostato adesso a Premariacco, nel punto in cui avevamo fatto il secondo collegamento con la vice sindaca Dresic, dove c'è l'altra unità operativa mobile dei Vigili del Fuoco insieme ai volontari della Protezione Civile. Siamo proprio appena arrivati e dunque la situazione è praticamente identica a quella che è nel campo centrale, cioè nella sede dell'unità di crisi a Dorsaria. Non ci sono altre novità, chiaramente si sta continuando a scandagliare da parte dei sommozzatori, dei Vigili del Fuoco, questo tratto che va, ripeto, dal Ponte Romano verso Orsaria, anzi verso Paderno per la precisione, e al momento insomma anche il volo dei droni non ha dato esito positivo. Chiaramente la situazione è monitorata minuto per minuto da parte di tutte le persone, da parte di tutti i soccorritori in campo. Ci si sta spostando, insomma ci stiamo muovendo nella speranza che qualcosa di positivo emerga nel giro di questa lunga diretta. Ripetiamo, sono quasi 24 ore che è scattato il piano d'emergenza, però al momento le uniche immagini che abbiamo quelle scene del tentativo di soccorso da parte dei Vigili del Fuoco. Va sottolineato, ripeto, e questo va detto,
fatto che anche gli stessi soccorritori hanno rischiato la vita e stanno rischiando la vita, perché basta vedere anche le scene del tentativo di salvataggio da parte dell'autoscala, eccetera. Omar, torno da te tra poco, scusami. Prego. Rimani lì, fermo lì, devo andare da Sursa, vediamo se abbiamo degli aggiornamenti. Alessandro? Allora, sì Giorgia, eccoci qua con l'auto e funzionario della Protezione Civile, che ovviamente precisa e ci ha pregato di chiarire che la Protezione Civile opera comunque sotto le indicazioni che arrivano dai Vigili del Fuoco. Quindi in questo caso la Protezione Civile anch'essa è in attesa di ulteriori indicazioni sempre costanti dei Vigili del Fuoco. Però, signor Colautti, le chiedo, prima ho visto che ha convocato una riunione insomma d'urgenza, se ci sono novità. Allora, i Vigili del Fuoco ci hanno chiesto di dispiegare i contingenti di volontari che si sono presentati lungo determinati punti di presidio per osservare e monitorare i tratti di alcuni torrenti, di alcuni fiumi presenti, e quindi il briefing che è appena stato convocato era, si è reso necessario proprio per trasferire le informazioni ricevute dal Comando dei Vigili del Fuoco agli operativi affinché si dispiegassero nei punti indicatici. È possibile, insomma, la giornata di oggi come potrebbe organizzarsi qualora non dovessero arrivare ulteriori informazioni? Si continua comunque minuto per minuto, secondo per secondo, ora per ora, anche ad allargare la zona, o si continua a concentrarsi, come abbiamo visto nella mattinata di oggi, tra Ponte Romano, Ponte di Orsaria e questa zona di Paderno? Allora, le valutazioni sono in capo ovviamente al responsabile dei Vigili del Fuoco, le operazioni si concentrano in determinate zone e poi mano a mano si allarga l'area di ricerca, ma sempre su indicazioni che ci vengono impartite. Perfetto, intanto grazie a Colautti. Giorgia, puoi tornare a riprendere la linea se doveva concludere Omar Costantini il suo intervento. Intanto da qui le notizie sono queste, insomma adesso si continua insomma con i volontari anche a cercare. Grazie mille Alessandro, quindi si tratta in qualche modo di spostamento di risorse da un punto all'altro, un po' questo è la questione. Torniamo da te allora, Omar. Sì, giustamente come ha sottolineato il collega Sursa, c'è questo movimento anche di spostamento da parte degli operatori del soccorso che stanno in questo momento operando in tutta l'area del fiume Natisone. Chiaramente qui la situazione è ancora, tra parentesi, lo sottolineo ma in modo abbastanza blando, la situazione al momento è tranquilla fino a un certo punto, perché non ci sono movimenti, non ci sono novità nemmeno da questo punto. L'altra unità operativa si trova, ricordo, all'altezza del mulino l'ex mulino di Leproso, dove c'è la possibilità anche di gettare in acqua i mezzi speciali, insomma, per poter risalire fino a un certo tratto il fiume Natisone. L'elicottero sta ancora operando nella parte più a valle, intorno a Manzano, San Giovanni, dove c'è l'affluenza, insomma, la confluenza con il torrente Torre, però al momento, insomma, non abbiamo ulteriori novità. Qualcuno mi ha chiesto se ci sono anche qui i familiari, insomma i familiari ci sono, alcuni familiari ci sono, però chiaramente, che ringrazio anche la collega Forgiarini che ho chiesto prima, insomma non sono, è normale, insomma no, in questo momento sono anche gli operatori della Protezione Civile, alcuni esponenti anche della parte della Protezione Civile, area psicologica chiaramente, che stanno cercando di dare una mano, un aiuto insomma in questi momenti così delicati per quanto riguarda questa situazione che dalle 13:30 di ieri tiene impegnati oltre 50 volontari e 50 persone che stanno operando in lungo e largo lungo il fiume Natisone nella speranza di ritrovare in vita questi tre giovani che sono dispersi insomma dal pomeriggio di ieri mentre si trovavano all'interno del fiume Natisone. Se non hai altre cose da dirmi ti ripasso un attimo la linea perché vedo se arriva qualcun altro da poter avvicinare ai nostri microfoni. Sì, intanto andiamo a vedere i volti di questi ragazzi, perché ci sono rimaste impresso così le immagini di ieri dove li abbiamo visti abbracciati. Qui li vediamo, diamo un volto a quelle tre persone terrorizzate. Questa è Bianca, questo è il ragazzo Cristian Casian Molnar, il ragazzo di origine rumene che vive in Austria, che ieri appunto abbracciava le due ragazze tentando in qualche modo di proteggerle, di dare loro sicurezza, 25 anni. Lei invece è Patrizia Cormos, 20 anni, di Basaldella, studentessa dell'Accademia delle Belle Arti, una ragazza di cui ci ha parlato il direttore dell'Accademia davvero molto bene.
La terza invece è la fidanzata di Kasian, ecco la cui Bianca è rumena, ragazza di origini rumene, che si trovava qui in zona in Friuli perché è venuta ad a trovare i suoi genitori che abitano a Udine. Questi sono i volti delle tre persone che in questo momento stanno cercando, tre ragazzi giovani, guardate, giovanissimi, fa quasi, non lo so, dispiacere vedere questi volti, ci strazia ancora di più vedere questi volti così giovani, così belli tra l'altro, insomma, ragazzi pieni di vita e con tanto futuro davanti, ancora da scrivere, da vivere, che si sono trovati ieri in quella situazione veramente disperata. Chissà quanto avranno lottato fra quelle acque, chissà insomma quanta energia ci avranno messo per tentare di salvare le loro vite, e ci auguriamo e speriamo ancora, ma veramente dal profondo, che ci siano riusciti in qualche modo. Ora più vanno avanti le ricerche, più vediamo che viene battuto ogni singolo metro del territorio vicino al Natisone. Chiaramente perdiamo le speranze, ma ci auguriamo ancora che in qualche modo abbiano resistito, ci auguriamo ancora di trovare dei segnali, dei segni di vita di questi tre ragazzi, che davvero, le cui foto ora davvero ci stanno straziando. Sono loro tre quelli che abbiamo visto abbracciati, quelli che abbiamo visto trascinati via dalla corrente, quelli che si stavano facendo delle foto ieri a quest'ora sul Natisone, a Premariaco Beach. La situazione era tranquilla, serena, poi da un momento all'altro è precipitato tutto, e ora invece le immagini che arrivano da lì sono quelle di tantissimi mezzi dei Vigili del Fuoco, di tantissimi di ambulanze, di Croce Rossa, di Protezione Civile, di un vero e proprio esercito di persone che li sta cercando senza sosta, in ogni modo e con ogni mezzo. Omar, torno da te. Sì, eccoci. Allora, riprendiamo la linea qui dalla postazione dell'unità mobile all'interno del comune di Premariaco, a pochi passi da dove ieri è iniziata questa ricerca disperata da parte dei soccorritori, di questi tre giovani che insomma si trovavano, come detto, all'interno del fiume Natisone, colti di sorpresa dall'improvvisa piena. Ricordiamo, abbiamo anche sentito da parte dei Vigili del Fuoco, insomma, che si è trattato proprio di un'onda improvvisa. Ricordiamo che ieri c'era l'allerta vero, c'era l'allerta meteo, tutto quello che volete, però sono acquazzoni violenti e intensi di pochi istanti che scaricano a livello sul suolo quantità enormi d'acqua che si possono registrare nel giro anche di alcuni giorni. Questo tutto è accaduto in pochi minuti, ma l'abbiamo anche raccontato più volte nel corso delle varie dirette, delle varie finestre informative che TV12 vi sta dando minuto per minuto. Cosa dire? Al momento non ci sono altre novità, chiaramente cerchiamo di capire qualcosa in più rispetto a quello che arriva anche attraverso le agenzie, attraverso le notizie filtrate, dirette e indirette. Sta di fatto, ripetiamo ancora, che i soccorritori stanno operando dalle 13.30 di ieri, i sommozzatori stanno ancora battendo in lungo e in largo quello che è la zona delle forre del fiume Natisone, proprio qui dove ci troviamo noi, che è un tratto di circa 300-400 metri stretto, dove si sono formati nel corso dei secoli canyon interni, ancora oggi addirittura inesplorati, con gallerie che sono ancora da visitare, tanto per avere un'idea chiara per chi ci sta guardando da casa. Chiaramente il turbine d'acqua, tutto quello che ne consegue, è avvenuto questo. Ripetiamo, la speranza è l'ultima, flebile speranza è ancora viva, la fiammella è ancora accesa, e ci auguriamo, insomma, che questa storia termini a lieto fine per tutti e tre i ragazzi, per tutte le loro famiglie. Chiaramente siamo vicini anche noi indirettamente, anche se non li conosciamo questi tre ragazzi, non conosciamo le famiglie, però il nostro lavoro magari a volte è particolare, cioè qualche volta veniamo accusati di essere troppo vivi nella notizia, cioè entrare dentro anche dove non si dovrebbe entrare. È chiaro, dobbiamo comunicare, dobbiamo raccontare, però nel massimo rispetto anche di coloro che in questo momento stanno vivendo una tragedia, perché questa è una tragedia, ma sempre nella piccola
piccola, ripetiamo, piccolo barlume fondamentale di speranza di poter riabbracciare i propri cari dopo questa avventura. Di nuovo a te, Giorgio. Sono quasi 5 ore che siamo in diretta ininterrottamente, facciamo un piccolo break, saremo in diretta fino alle 14.40, poi lasceremo spazio a un'altra diretta, quella della partita, la finale playoff della primavera, per ritornare in Primavera 1, quindi oggi TV12 è davvero sempre con voi, dalla mattina alla sera praticamente. Allora facciamo un piccolo break, poi torneremo lì. Eccoci qua, siamo di nuovo in diretta, vedo che Omar mi chiede la linea, andiamo subito lì. Potente. Sì, allora ci sono, Giorgia, ultimissime novità, perché è stato ritrovato il telefonino cellulare all'interno di una borsa proprio qui all'altezza dove ci troviamo noi. E allora adesso sentiamo subito le vive parole del comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine. Do questa notizia che ho. Prego. Allora, comandante, abbiamo saputo che ci ha detto, insomma, che è stato ritrovato il telefono cellulare all'interno di una borsa, non proprio qui vicino. Sì, sì, grazie all'individuazione con un'attrezzatura dei Vigili del Fuoco, con un drone notturno, abbiamo individuato la posizione del cellulare. Adesso, con estrema fatica, ma siamo riusciti a farlo, con l'intervento dei sommozzatori e dei soccorritori fluviali, abbiamo individuato il cellulare dentro una borsettina della ragazza, e quindi di una delle ragazze, che è quella che ha diciamo, chiamato i soccorsi. Quindi in questo momento, nonostante, ripeto, le difficoltà dal punto di vista operativo e della sicurezza degli operatori, siamo riusciti a ritrovare questo, che è un reperto importante comunque. Ecco, da quello che abbiamo sentito, che ci stava raccontando, la situazione di sotto è abbastanza particolare, perché c'è del fango, se non sbaglio. Il fango, e poi ci sono delle forre, dei cunicoli, dei sifoni, quindi è particolarmente complessa la situazione lì. Chiaramente voi continuerete a scandagliare in lungo e largo. No? Sicuramente, con tutti i mezzi a disposizione che abbiamo, quindi abbiamo fatto prima con l'elicottero, abbiamo fatto con i droni, a terra e via acqua, tutto quello che è nelle nostre possibilità. Grazie comandante, buon lavoro. Queste sono le ultimissime notizie, Giorgia, direttamente dal comandante provinciale Valent dei Vigili del Fuoco di Udine. Dunque, è stata ritrovata la borsetta con all'interno il telefono cellulare, che era quello dove si cercava da questa mattina, cioè la famosa traccia rintracciata dalla cella del telefono, però purtroppo al momento dei tre ragazzi non c'è ancora nessuna ombra, come si dice in questi casi. Si continua a lavorare, si continua a operare della bassa professionalità. Te la linea. Quindi è una notizia, ma non sappiamo, in questo momento non è una buona notizia questa. Proviamo a cercare di interpretarla, spingendoci oltre poi quello che è il nostro ruolo. Omar, possiamo dire così, che è una notizia ma non è buona? Purtroppo abbiamo una notizia che può essere, chiaramente non è positiva per quanto riguarda il ritrovamento chiaramente dei ragazzi, però abbiamo sentito dalle vive parole del comandante dei Vigili del Fuoco che i sommozzatori stanno operando all'interno di questo tratto proprio di fronte a noi, dove oltre a esserci della roccia, insomma, delle forre, c'è anche una situazione un po' particolare del fango trasportato a valle dalle varie piene del fiume Natisone. Però insomma, questo è stato trovato, si continua a lavorare nella speranza che, insomma, i corpi e comunque i ragazzi si siano riusciti a rifugiare un poco più a valle. Però ripeto, questa è la notizia dell'ultima ora, questo è quello che ci è stato riferito, siamo qua, insomma, a raccontarvi quello che accade. Non possiamo diciamo così, trarre conclusioni troppo scontate, troppo semplicistiche. Qualcosa c'è, insomma, speriamo, insomma, che la notizia buona arrivi prima o dopo. Assolutamente, hai ragione, non traiamo conclusioni, anche perché può voler dire tutto e il contrario di tutto, mentre ci sta indicando
la presenza di un altro elicottero, Omar, giusto? Che sta sorvolando l'area, Orai. Sì, no, volevo dire, non so se mi senti. Sì. Ecco, c'è il sorvolo da parte dell'elicottero, dovrebbe essere quello della protezione civile regionale, se non vedo male, ecco, perché i colori da qua, adesso ricomincio un po' anch'io a non, no, comunque non è quello del non è l'elicottero Drago, tanto per chiarirci. C'è il supporto, questo elicottero che sta dando supporto tecnico agli operatori che sono presenti sul campo, sia con i droni e sia con gli altri mezzi, per sorvolare l'area in modo tale da poter, come si dice, tanto ci spostiamo un attimo perché sta uscendo il comandante dei Vigili del Fuoco di Udine. Dicevo, c'è questo elicottero che sta chiaramente con i mezzi a propria disposizione, la tecnologia è fondamentale in questi casi, per cercare insomma di dare man forte a quelli che sono i mezzi schierati sul campo direttamente. E ho visto anche nel corso di questi collegamenti come funzionano le unità mobili del primo soccorso, diciamo, dei Vigili del Fuoco per quanto riguarda la posizione. Intanto invito Francesco Zilli a inquadrare possibilmente l'elicottero. Dicevo, questa è, vi abbiamo spiegato insomma come funziona, come si opera sul campo direttamente con la tecnologia avanzata. Ci sono dei sistemi, ma non sto qui a spiegarlo perché sono troppo tecnici, però sono dei sistemi particolari che possono intercettare quello che riguarda minuto per minuto tutto il discorso relativo al rintraccio insomma di questi ragazzi che sono, ripetiamo, qui nella zona tra il Ponte Romano fino a Orsaria di Premariaco. Io ti ripasserei la linea, forse magari il collega Surza dalla sede dell'unità di crisi di Orsaria probabilmente avrà ulteriori notizie rispetto a quello che ti ho dato io in questo istante. Sì, tra l'altro continuiamo a vedere questa concentrazione di mezzi, ovviamente di soccorso, ma anche di giornalisti in questo momento, di telecamere. Guardate insomma quanto affollamento c'è in quella zona. Proviamo ad andare da Alessandro Surza, vediamo se che aria tira lì. Alessandro, ci senti? Mi pare di no. Alessandro Surza, ci senti? Siamo in diretta, Alessandro, ci puoi raccontare qualcosa di quello che sta succedendo lì? Arriva. Giorgia, sì. Allora stiamo provando proprio in questi secondi a capire se c'è una notizia che possiamo darvi a breve. Sto provando a parlare con il comandante, o comunque col più alto in grado, del furgone dei Vigili del Fuoco che parcheggia alle mie spalle, per quello mi giro, perché proprio in questo momento forse sta insomma parlando anche con altri colleghi. Quindi Giorgio, io ti restituisco la linea, che corro lì a capire se ci sono notizie che possiamo darvi fra un minuto, ok? Adesso quindi provo ad andare a captare qualcosa. Mi sembra che siano momenti importanti questi che stiamo vivendo dopo ore ed ore di ricerche. Mi sembra che ci siano dei movimenti importanti. L'abbiamo detto poco fa, è stato recuperato il cellulare, quello che evidentemente dava dei segnali. Sì, Omar, vengo da te. Sì, c'è un po' di movimento in questo momento rispetto a prima, va detto, perché c'è un po' di movimento da parte sia dei Vigili del Fuoco e sia dei volontari della Protezione Civile, anche i professionisti della Protezione Civile. Ora sta arrivando anche una pattuglia probabilmente della stazione Carabinieri qui di Premariaco per tenere monitorata anche la situazione. Come hai detto tu, ci sono tantissimi colleghi a livello nazionale che sono presenti qui anche loro per raccontare e documentare quello che accade. Io sto sbirciando con la coda dell'occhio un po' della zona dove abbiamo off limits, come si dice. Chiaramente è stato comunicato ad alcuni familiari il ritrovamento del portafoglio all'interno di questa borsetta, e certamente anche se c'è la responsabile della Protezione Civile che si occupa dell'area psicologica, insomma sta cercando di far capire a loro quello che è accaduto, potete solo immaginare. Non è, come hai detto tu, può essere positiva, negativa e via dicendo, però sta di fatto che hanno spiegato insomma di questo rintraccio, di questa, come ci ha raccontato in diretta il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco. Le scene sono veramente disperate, insomma è capibile, perché può capitare a tutti insomma quello che è accaduto a queste famiglie, che stanno sperando insomma in tutte le maniere di riabbracciare prima possibile i loro cari.
volontari. Io vedo che c'è vicino a loro anche la vice sindaco di Premariaco, Monica Dresic, eventualmente se avrò occasione, appena che la vedo che si libererà, eventualmente ti richiederò la linea per sentire un po', tastare quello che è Impresa Diretta, l'umore, la sensazione da parte dei familiari presenti qui all'unità di crisi 2 che si trova proprio a Premariaco, a pochi passi dal fiume Natisone all'altezza del Ponte Romano. Era questo l'intervento che volevo fare, ti ripasso la linea per fare il ping pong, come si dice in questi casi, anche col collega Surza dal campo base. Va bene, mi pare che stiamo vivendo dei momenti intensi, dei momenti in cui sta per arrivare una notizia, mi pare di capire movimenti di qua, movimenti di là, ore e ore di ricerche, ore e ore di speranze, di tentativi, di briefing, di collaborazioni, di consultazioni dei monitor, di così monitoraggio centimetro per centimetro di quello che è il corso del Natisone in quell'area dove ieri a quest'ora più o meno è accaduto tutto, dove forse ieri a quest'ora, sono le 13:15, sono 5 ore che siamo in diretta, ma ieri a quest'ora probabilmente quei ragazzi hanno cominciato a capire che forse la situazione stava degenerando e che forse era il caso di chiedere aiuto. Allora, vedo movimenti in entrambi i nostri collegamenti, siamo qui pronti, prontissimi come lo siamo da stamattina, come lo eravamo ieri pomeriggio, ieri sera nel corso delle nostre dirette a raccontarvi tutto quello che succede, lo viviamo insieme a voi, lo viviamo con le nostre truppe esterne, con Omar Costantini e Francesco Zilli, con Alessandro Surza e Emanuele Sergi, con Alessandro Fiermonte in regia, che è qui insomma, che ci sta mandando in onda anche lui da 5 ore. Allora, Alessandro Surza, dobbiamo venire da te? Torneremo da te tra poco Alessandro, anche perché appunto capite che ogni dettaglio, ogni situazione in questo momento richiede da una parte cautela, da una parte delicatezza. Ci raccontava prima Marco Santini come solo la notizia del ritrovamento di una borsa e di un cellulare possa essere sconvolgente, lo capiamo per una famiglia, perché è qualcosa di tua figlia che riemerge e quindi immaginiamo che siano momenti anche delicati per queste persone che sono coinvolte in questa maniera emotivamente, di cui abbiamo veramente il massimo rispetto, non stiamo facendo assalto, stiamo rimanendo nelle nostre posizioni e raccontando un fatto che davvero ci sta tenendo tutti sinceramente in apprensione e con il fiato sospeso. Ora cerchiamo di capire che cosa succede, l'abbiamo detto, del ritrovamento di un cellulare dentro la borsa, era evidentemente il cellulare che aveva dato segnale da stamattina, la notizia con cui ci siamo svegliati poi, no? Che era la notizia del... c'è un segnale di un cellulare che ci ha in qualche modo fatto sperare fino ad ora che magari accanto a questo cellulare ci fosse anche una persona, è stata invece... ritrovata la borsa con dentro il cellulare, è stata recuperata evidentemente dalle acque, così abbiamo capito così abbiamo capito anche da quello che ci ha raccontato poco fa il coordinatore dei Vigili del Fuoco. Allora, non so se Omar mi sta facendo dei segnali perché c'è qualcosa da comunicare, se no possiamo andare a risentire quelle parole che sono di fatto quello che è successo negli ultimi minuti. Prima veniamo da te, Omar. Sì, Giorgia, stavamo parlando un attimo con il collega Francesco Pezzea, ormai anch'io sono già 5-6 ore più quelle di ieri, comincio un attimo a uscire, come si dice, dai canoni ufficiali della televisione. No, a parte torniamo invece seri sul pezzo. Dicevo, stiamo aspettando la vice sindaca Dresic per capire, perché sta parlando con alcuni familiari dei ragazzi. Chiaramente alla notizia del ritrovamento della borsa
borsetta in fondo alla forra del fiume Natisone, con all'interno il telefono cellulare, ha fatto scattare insomma il momento di tragedia, insomma è il momento di commozione generale che ha un po' colpito tutti noi qui presenti, perché a volte si dice che siamo dal cuore di ghiaccio e via dicendo, però quando stiamo raccontando queste tragedie, stiamo vivendo con voi in diretta quello che accade minuto per minuto, insomma un po' di umanità ci deve essere, ci deve essere comunque a 360 gradi. Io ti ripasso un attimo Giorgio alla linea, vedo se eventualmente Monica Drežić si libera e se mi viene incontro ti faccio segno e ti richiederò la linea per capire da lei cosa è riuscita a sentire da parte dei familiari. Sì, stiamo veramente raccontandovi momenti drammatici per quelle famiglie, ce ne rendiamo conto, ripeto, il ritrovamento di un cellulare, di una borsetta, chiaramente di una figlia che risulta dispersa da ieri, è un momento che indubbiamente ti fa crollare, quindi abbiamo massimo rispetto, massima vicinanza veramente di questi momenti terribili che vi stiamo raccontando con... possiamo e dobbiamo aggiungere la speranza che se ne va, che in qualche modo diminuisce minuto dopo minuto ed è difficile tentare di mantenerla davvero in questi frangenti. Quindi una borsa ritrovata dentro la forra, in mezzo praticamente al pantano, in mezzo all'acqua, e con dentro il telefonino che era quello che in qualche modo aveva dato dei segnali e per cui si è cercato tutta la mattina in quell'area. Quella borsa è stata ritrovata. Allora, non so se possiamo andare a sentire prima l'annuncio del comandante dei Vigili del Fuoco che ci ha dato riguardo a questa borsa, e poi vedo che Omar, no, forse andiamo prima da Omar perché vedo arrivare la vice sindaca, quindi andiamo un attimo a condividere con lei questi momenti. Allora ci giriamo a questa parte, ringraziamo Monica Drežić ancora una volta, vice sindaco di Premariaco, che sta facendo un po' il coordinamento per quanto riguarda il territorio comunale. Ti abbiamo vista vicino insomma alla famiglia, che impressione hai avuto? Ma ovviamente un'impressione straziante di disperazione, la speranza è sempre meno, il fatto che abbiano adesso appena trovato la borsa con il cellulare li ha fatti andare in crisi, c'è la mamma che addirittura dice che lei non vuole muoversi di qua, vorrebbe anche scendere lei a cercare, ma queste sono parole dettate appunto dalla disperazione. Adesso c'è la psicologa che sta cercando di convincerli di spostarsi almeno nella base centrale, in modo che si possano sedere un attimino, e anche lì arrivano tutte le informazioni anche dall'altro gruppo operativo che c'è verso più a valle, e quindi adesso vediamo come riusciamo a convincerli. Insomma. Senti, è una frase fatta, però sono situazioni che nessuno vorrebbe vivere, no? No, assolutamente no, guarda, no, io sono cresciuta qua, sono andata anch'io a fare le mie escursioni giù nella Tisone, proprio sotto una zona di Leproso, cioè è un posto bellissimo, attrattivo, però ovviamente queste sono situazioni drammatiche che non si spera, non si augura a nessuno, neanche al peggior nemico, assolutamente. Senti, da quello che hai potuto capire anche per quanto riguarda i mezzi di soccorso, vediamo che ci sono degli spostamenti, probabilmente questo campo base verrà in un certo senso spostato più a valle? Ma guarda, come ho capito adesso si stanno dando anche il cambio, perché quelli che sono scesi probabilmente anche torneranno di nuovo qua. Adesso sì, dovrei aggiornarmi anch'io, perché è anche difficile star lì dietro, che si spostano, e sicuramente andando a Orsaria nella zona centrale dove partono tutte le informazioni, lì forse si è più aggiornati. Io sono venuta qua di supporto alla famiglia perché mi sento coinvolta emotivamente da questa situazione. Siamo un po' tutti coinvolti emotivamente, anche perché c'è la speranza, comunque lo ripetiamo, esatto, che si concluda tutto in maniera esatto, positiva. Esattamente, non ho nulla da aggiungere adesso. Grazie a Monica Drežić, vice sindaco di Premariaco. Noi chiudiamo qui, non chiudiamo la trasmissione, noi chiudiamo come postazione mobile TV12.1. Da qui ci riportiamo, Giorgia, ci riportiamo di nuovo al campo base, perché poi arriverà anche il collega Francesco Pezzella per dare il cambio a chi vi parla e continuare insomma questa lunghissima diretta per quanto riguarda questa tragedia che si sta consumando qui nell'area di Premariaco dalle 13.30 di ieri con questi
tre ragazzi che sono colti d'improvviso a piena del fiume Natisone. Insomma, le ricerche continuano a Tella Linea. Grazie Omar, ci hanno distrutto le parole della vice sindaca, che ci ha raccontato il dolore della famiglia, di una madre che vuole addirittura scendere nel fiume a cercare sua figlia. E immaginiamo insomma quale sia lo stato d'animo di queste famiglie e di queste madri. Al campo base Alessandro Surza, è tutto tranquillo? Ci sono movimenti? Come si vive la situazione? Allora Giorgia, la situazione al momento è tranquilla, tutti i volontari sono andati anche in pausa pranzo perché insomma, il funzionario che abbiamo intervistato prima della Protezione Civile, che come spieghiamo prende sempre, riceve tutte le indicazioni e diciamo le istruzioni dai vigili del fuoco, ha in questo momento dato un attimo di tregua ai volontari che stanno lavorando incessantemente da ore per andare a mangiare qualcosa, perché quello che mi ha detto anche dopo la nostra intervista è qua si andrà per le lunghe, pertanto non sembra ci possano essere nel brevissimo ulteriori novità. Spero più tardi di riuscire a portare ai nostri microfoni anche il comandante Giorgio Basile della polizia dei vigili del fuoco del comando di Udine per vedere se dovrebbero esserci delle novità. L'abbiamo raccontato, è stata ritrovata una borsa con dentro il cellulare, che era ovviamente quello che lanciava il segnale che poi avevano captato anche con i droni, e di conseguenza appena avremo ulteriori informazioni riusciremo a ricollegarci per raccontarvi tutto quello che succede. Sono attimi ovviamente di attesa, come dicevi tu la speranza che tutto vada bene, come diceva anche Omar, non muore mai finché non avremo notizie contrarie, di conseguenza noi rimaniamo qui con l'ansia, con l'angoscia, ma con l'ottimismo e la speranza che non deve assolutamente mai mancare, perché insomma c'è sempre la possibilità che tutto, si spera, finisca bene. È ovviamente è una situazione drammatica e difficile. Per quanto riguarda, come detto, la borsa è stata ritrovata, sembra a 1 chilometro da dove i ragazzi si trovavano in quei video che abbiamo mostrato, dove si abbracciavano per resistere alla forza dell'acqua, quindi pensate quanta strada, quante metri percorre un oggetto e di conseguenza anche i ragazzi trascinati dalla corrente. Non ci sono ulteriori novità dopo il ritrovamento della borsa. Adesso provo a vedere se prima anche di venire magari in collegamento con noi riesco a reperire qualcosa, qualche informazione utile dal comandante dei vigili del fuoco Giorgio Basile. A te Giorgia, che provo a vedere se riesco a trovare nuove informazioni. Soprattutto per capire se sta cambiando il fronte, no? Se cambia, ora che si è ritrovato il cellulare, se cambia un attimo l'area in cui si concentreranno le ricerche, perché ora fin qui il cellulare è stato l'obiettivo, no? Ora trovato il cellulare, trovata la borsa, e come si procede, insomma questo un pochino è quello che dobbiamo provare a capire. Grazie intanto ad Alessandro Surza. Allora, 13:27, sono esattamente 24 ore, andiamo a ripescarle. Alessandro Fiermonte, so che ti faccio fare i salti mortali, quelle immagini dei ragazzi sull'isolotto, quelle fotografie, perché erano esattamente lì 24 ore fa. Andiamo un attimo a riepilogare quelle che sono state le vicende delle ultime 24 ore. Questa è la fase successiva, quando l'isolotto non c'era più e loro erano però lì abbracciati, ecco, li vediamo, ora hanno un nome quei tre ragazzi, sono Kasian, Bianca e Patrizia, eccoli lì uniti in questo abbraccio, sorpresi dalla piena, dalla potenza della corrente. Questo accadeva, lo ripetiamo, 24 ore fa, quando poi i vigili del fuoco sono arrivati, quell'abbraccio si era già sciolto perché era impossibile far fronte alla forza della corrente, quindi si è tentato un disperato salvataggio così con la corda, insomma con la speranza che quella corda potesse essere afferrata, ma
non è stato possibile e quindi i corpi dei tre ragazzi sono stati trascinati dalla corrente fino dentro la forra, che abbiamo detto essere un passaggio infernale, roccioso, lo vedete, con la corrente che ti sbatte di qua e di là, insomma qualcosa di veramente fisicamente provante da reggere e da sopportare. E poi questa era l'ultima volta che li abbiamo visti, in quel momento lì in cui tentavano disperatamente di salvarsi la vita. E poi sono seguite ore di ricerche, ieri difficili perché pioveva, perché ci sono stati almeno due temporali folli, perché il fiume continuava ad ingrossarsi, a fare paura. E poi oggi quando ci siamo risvegliati con un segnale importante, c'era un segnale di vita da un cellulare, allora si è cercato ovunque, con la speranza che accanto al cellulare ovviamente ci fosse anche un essere umano. Era il cellulare della ragazza che aveva chiamato i soccorsi ieri, e quindi ci sono state delle ricerche intense, lo vedete qui anche un momento di questa mattinata in cui abbiamo sperato, quando abbiamo visto il portellone dell'elicottero aprirsi e gli addetti che stavano quasi per scendere, abbiamo sperato che avessero visto qualcosa, qualche movimento, qualche segnale di vita. Non è stato così. Quella è stata una ricerca vana, ma insomma il cellulare poi è stato ritrovato in una borsa poco fa, ve l'abbiamo raccontato in diretta. Ora mi chiede la linea Alessandro Surza, andiamo a vedere se ci sono novità. Alessandro. Allora Giorgia, novità grandi non ce ne sono, ovviamente stiamo provando ad andare avanti a spizzichi e bocconi per cercare di mettere insieme un puzzle che ha migliaia, milioni di pezzi, e quindi ovviamente è difficile andare a trovare il tassello giusto, però stiamo cercando di capire quello che sta succedendo. Allora, dal ritrovamento della borsa è emerso che comunque la zona in cui gli elicotteri, i sub, i droni stanno continuando a cercare è sempre quella tra Ponte Romano e Ponte di Orsaria, quindi tra Primariaco e Orsaria, a meno che non sia stato dimenticato, ma cosa che ovviamente è impossibile, qualche buco, qualche insenatura, insomma come quella zona è stata già abbattuta, ma si continua a cercare lì allargandola piano piano qualora non dovessero esserci ulteriori novità, però la zona è quella. Sentivo i discorsi che facevano anche gli esperti, che raccontavano che adesso potrebbero iniziare le ore più importanti perché cala la corrente e di conseguenza potrebbe risalire qualcosa secondo la forza dell'acqua, insomma, che dopo aver trascinato giù con la corrente potrebbe ora con la tranquillità delle acque rifar emergere qualcosa che magari potrebbe di conseguenza essere trovato come la borsa. Questo è quello che possiamo raccontarvi, visto che giustamente mi avevi chiesto secondo insomma gli esperti dove adesso si andranno a concentrare le ricerche, sempre in quella zona tra Ponte Romano di Primariacco e Ponte di Orsaria. Adesso vado a vedere, Giorgia, se riesco a captare ulteriormente qualche piccolo altro dettaglio per poi venire a raccontartelo ovviamente in diretta. Grazie mille Alessandro Surza. Quindi si continua a cercare lì, si continua a cercare tra Orsaria e Primariacco, accanto al Ponte Romano, si continua a battere quella zona, a esplorarla, sperando anche in un aiuto del fiume, che ieri davvero non ha aiutato, perché anzi è stato un crescendo della piena e non era inaffrontabile. Oggi, nonostante ciò, ovviamente gli esperti sono andati a cercare, i sommozzatori, tutti coloro che in sicurezza possono andare a fare questo tipo di ispezioni. Oggi, come ci raccontava Alessandro poco fa, il fiume si è in qualche modo calmato, o si sta calmando sempre di più nel corso delle ore, quindi cercheremo di capire se ci dà una mano in qualche senso, se dà una mano alle ricerche, oppure queste ricerche sono destinate ad andare avanti ancora e ancora e ancora, tra la disperazione di famiglie che abbiamo sentito poco fa, straziate, distrutte da questa attesa, distrutte da quelle che sono le notizie che poi non sono notizie. Ripetiamo, sì, è stato trovato un cellulare, una borsa, che vuol dire esattamente questo, che è stato trovato un cellulare e una borsa. Questo è quanto possiamo in questo momento dire, senza sbilanciarci o disperarci in ulteriore ipotesi. Nonostante, chiaramente, insomma, ripetiamo, sono passate 24 ore esattamente dal primo segnale di allarme, dal primo segnale di richiesta d'aiuto
con l'abbiamo letto anche dai giornali, l'abbiamo in qualche modo sentito dai vari lanci dell'ANSA, con i ragazzi sono stati sentiti urlare, chiedere aiuto, in preda ovviamente al panico per quello che stava succedendo in quei minuti terribili, in quei minuti interminabili. Quindi noi continuiamo ad essere collegati da lì, continuiamo a cercare di capire se ci saranno nuovi sviluppi, se ci saranno nuovi indizi, se ci saranno nuovi percorsi, nuove aree da andare a ispezionare. Intanto possiamo andare a riascoltare un po' anche la sofferenza della comunità di Basaldella. Ah, possiamo anche andare, no, andiamo prima ad ascoltare questo contributo, grazie ad Alessandro Fiermonte, ovvero quando i Vigili del Fuoco ci hanno comunicato in diretta che era stata trovata la borsa con il telefonino. Do questa notizia che ho. Prego. Allora, comandante, abbiamo saputo che ci ha detto, insomma, che è stato ritrovato il telefono cellulare all'interno di una borsa, no? Proprio qui vicino. Sì, sì, grazie all'individuazione con un'attrezzatura dei Vigili del Fuoco con un drone notturno, abbiamo individuato la posizione del cellulare. Adesso con estrema fatica, ma siamo riusciti a farlo, con l'intervento dei sommozzatori e dei soccorritori fluviali, abbiamo individuato il cellulare dentro una borsettina della ragazza, e quindi di una delle ragazze che è quella che ha diciamo chiamato i soccorsi. Quindi in questo momento, nonostante, ripeto, le difficoltà dal punto di vista operativo e della sicurezza degli operatori, siamo riusciti a ritrovare questo, che è un reperto importante comunque. Ecco, da quello che abbiamo sentito, che si stava raccontando, la situazione lì sotto è abbastanza particolare, perché c'è del fango, se non sbaglio. Il fango, e poi ci sono delle forre, dei cunicoli, dei sifoni, quindi è particolarmente complessa la situazione lì. Chiaramente voi continuerete a scandagliare in lungo e largo. No? Sicuramente, con tutti i mezzi a disposizione che abbiamo. Quindi abbiamo fatto prima con l'elicottero, abbiamo fatto con i droni, a terra e via acqua. Tutto quello che è nelle nostre possibilità. Andiamo ora invece a sentire, come vi dicevo, come vive la comunità di Campoformido. Perché la ragazza Patrizia è di Basaldella, vive lì con la sua famiglia, e appunto abbiamo sentito la sindaca di Campoformido, Erika Furlani, che ci ha raccontato un po' come vive la comunità questi attimi. Beh, con grande apprensione e con grande dispiacere ovviamente per quello che è successo, perché succede una cosa di questo tipo, non era prevedibile che succedesse ovviamente. I ragazzi, quando sono andati lì sull'isolotto, abbiamo visto tutti le fotografie, sembrava che non ci fosse nessun pericolo, però sappiamo che purtroppo la piena arriva improvvisa e siamo tutti increduli veramente a seguire queste ore nell'attesa appunto di ritrovare questi ragazzi, sperando che siano ancora vivi. Lei conosce la famiglia di Patrizia? Conosce Patrizia? No, io personalmente non li conosco. Penso comunque che andrò a trovarli questo pomeriggio, più che altro per esprimere la vicinanza di tutta la comunità, perché una ragazza così giovane, tutti penso che abbiamo visto le foto, una bellissima ragazza, e credo che tutti i genitori si sentano un po' partecipi di questa tragedia. Assolutamente, assolutamente. Immagino che lì da voi in paese non si parli d'altro, perché è qualcosa che ha scosso tutti. Figurarsi se capita poi a un vicino di casa, a un paesano, a una persona che appartiene alla propria comunità. Sì, 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 sono tutti qua che non parlano altro che di questo. Ecco, purtroppo le speranze con il passare delle ore vanno ad affievolirsi, e questo, il passaggio del tempo, non è mai un aspetto positivo. Voi ovviamente credo che siate lì a sperare, a fare il tifo perché le ricerche diano esito e poter riabbracciare la famiglia insieme a Patrizia al più presto. Certo, assolutamente sì, questo ce lo auguriamo tutti. Siamo veramente speranzosi, anche se siamo, insomma, consapevoli che potrebbe essere difficile, insomma, man mano che, appunto, come ha detto lei, passano le ore
riuscire a trovarli vivi, però la speranza è l'ultima a morire, quindi siamo qui in attesa. Ok, lei sa se la famiglia sta attendendo a casa, sono lì da lei nel vostro comune? No, sono a casa. Allora, questa è la testimonianza della sindaca di Campoformido. Torniamo da Alessandro Sursa. Sì, Giorgio, eccoci qua perché siamo in diretta con il comandante dei Vigili del Fuoco di Udine, Giorgio Basile. L'aggiornamento, l'ultimo aggiornamento che abbiamo, se ci sono novità, quali sono? Sì, la novità è che abbiamo da poco trovato il cellulare che avevamo individuato con il nostro sistema di ritrovamento tramite un drone e l'abbiamo trovato dentro una borsetta della ragazza Patrizia, che la ragazza che ha dato l'allarme. La ragazza di 20 anni di Campoformido. Esatto, che è quella che aveva dato l'allarme. E l'abbiamo ritrovata tra l'altro quindi nella stessa posizione in cui il nostro strumento l'ha utilizzato, che difficilmente raggiungibile tra l'altro, quindi con certe difficoltà dal punto di vista tecnico e della sicurezza, siamo comunque riusciti a raggiungere quel punto e a prelevarlo, quindi e a questo punto l'abbiamo preso e l'abbiamo dato in mano anche direttamente alle forze dell'ordine, ai carabinieri che sono presenti qua, in modo tale da dare continuità a questo ritrovamento, visto che stiamo lavorando in sinergia anche con le forze dell'ordine. Ecco, questo ritrovamento precisamente in che punto è stato trovato? È stato trovato a qualche centinaio di metri a valle del Ponte Romano, dove è successo dove c'è il video che i ragazzi si abbracciavano. Bravissimo, esattamente ecco, quello. Le ricerche quindi continuano in che zona soprattutto, con più precisione, tra Ponte Romano e Ponte di Orsaria? Sì, ma continueranno mano a mano verso valle, quindi noi batteremo in maniera razionale e scientifica tutti questi punti. Non è facile, ripeto, dal punto di vista tecnico, perché è pieno di cunicoli, di sifoni e quindi qualsiasi oggetto potrebbe essersi infilato lì dentro e magari emerge dopo qualche giorno. Ecco, quindi ci raccontavano, no, anche gli esperti, che la tisone comunque è subdolo, in questo caso porta in maniera veramente complicata le ricerche. Forse adesso sentivo parlare prima qualche funzionario della Protezione Civile, con insomma l'abbassamento della marea, della corrente, potrebbe spuntare qualcosa? Sì, questo è nella natura delle cose, quindi adesso la corrente è ancora molto forte, però è già più bassa, il livello più basso di ieri, e questo ci ha permesso anche di ritrovamento della borsa. Vediamo gli eventi, perché poi il meteo fa il suo lavoro. E quindi man mano che una zona da voi viene battuta, vi spostate sempre più verso valle, come ci raccontava prima. Esattamente, questa è la procedura, fatto salvo che se dovesse esserci qualche oggetto incastrato dentro, sotto, può essere che si ritrovi dopo qualche tempo, perché non è un pavimento liscio e quindi chiaramente la complicazione dal punto di vista tecnico è dovuta anche a questo. Va bene, allora ringraziamo Giorgio Basile, comandante dei Vigili del Fuoco. Giorgio, intanto Lina, che può tornare a te. Quindi capiamo insomma quanto siano complicate le ricerche, ce l'ha spiegato il comandante, che ci ha dato anche la notizia che il cellulare recuperato è proprio quello di Patrizia Cormos, la ragazza di Basaldella, e quindi quelle che sono state le reazioni raccontateci poco fa dalla vice sindaca di Premariacco sono state quelle dei genitori di Patrizia, famiglia che vive a Basaldella. Possiamo andare anche a risentire la testimonianza della vice sindaca, forte, davvero, davvero forte, che appunto racconta le reazioni dopo il ritrovamento di cellulare e borsetta. Ti abbiamo vista vicino insomma alla famiglia, che impressione hai avuto? Ma ovviamente un'impressione straziante di disperazione, la speranza è sempre meno, il fatto che abbiano adesso appena trovato la borsa con il cellulare li ha fatti andare in crisi, e c'è la mamma che addirittura dice che lei non vuole muoversi di qua, vorrebbe anche scendere lei a cercare, ma queste sono parole dettate appunto dalla disperazione. Adesso c'è la psicologa che sta cercando di convincerli di spostarsi almeno nella base centrale, in modo che si possano sedere un attimino, e anche lì arrivano tutte le informazioni anche dall'altro gruppo operativo che c'è verso più a valle, e quindi adesso vediamo come
riusciamo a convincerli, insomma. Quindi è una frase fatta, però sono situazioni che nessuno vorrebbe vivere, no? No, assolutamente no, guarda, no, io sono cresciuta qua, sono andata anch'io a fare le mie escursioni giù nella Tisone, proprio sotto una zona di Leproso, cioè è un posto bellissimo, attrattivo, però ovviamente queste sono situazioni drammatiche che non si spera, non si augura a nessuno, neanche al peggior nemico, assolutamente. Senti, da quello che hai potuto capire anche per quanto riguarda i mezzi di soccorso, vediamo che ci sono degli spostamenti, probabilmente questo campo base verrà in un certo senso spostato più a valle? Ma guarda, come ho capito adesso si stanno dando anche il cambio, perché quelli che sono scesi probabilmente anche torneranno di nuovo qua. Adesso sì, dovrei aggiornarmi anch'io, perché è anche difficile star lì dietro che si spostano, e sicuramente andando a Orsaria nella zona centrale dove partono tutte le informazioni, lì forse si è più aggiornati. Io sono venuta qua di supporto alla famiglia, perché mi sento coinvolta emotivamente. Da questa situazione siamo un po' tutti coinvolti emotivamente, anche perché c'è la speranza, comunque lo ripetiamo, esatto, che si concluda tutto in maniera, esatto, positiva. Esattamente, non ho nulla da aggiungere adesso. E allora, prima di fare un break, vado a leggervi anche l'ultimo lancio dell'ANSA di poco fa. Non so se devo andare anche a salutare Omar Costantini. Sul luogo della scomparsa dei tre ragazzi, scrive l'ANSA, travolti dalla piena del fiume Natisona a Premariacco, sono giunti i familiari, stanno seguendo dal punto più vicino possibile, tra quelli accessibili, le ricerche, cose che vi abbiamo raccontato, li supporta una psicologa della Protezione Civile, anche questo vi abbiamo raccontato. Al momento il dispositivo di soccorso messo in campo dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco conta 40 tra specialisti sommozzatori, soccorritori fluviali, eccetera. Istituita un'unità di comando locale sul posto per il coordinamento dell'intervento, sono state inoltre ispezionate senza esito anche alcune centraline idroelettriche. Possiamo dire di avervi assolutamente raccontato tutto. Non so se devo salutarti, Omar Costantini, per cambio turno. Sì, io per quanto mi riguarda questa lunga diretta che è cominciata ieri pomeriggio con i nostri amici telespettatori di TV12, ma anche passando attraverso le altre reti del gruppo media Nord-Est, chiudo qui. Siamo in attesa dell'arrivo del collega Pezzella, al quale cederò il testimone, diciamo, visto che siamo al microfono in mano, per continuare, insomma, a raccontarvi quello che sta accadendo qui a Premariacco da ieri pomeriggio. E niente, ti ripasso la linea, Giorgia, e alla prossima, come si dice in questi casi. Grazie mille, Omar Costantini, per il lavoro preziosissimo di qualità e di resistenza, davvero, come sempre. Allora, c'è un piccolo break, ci fermiamo qui, torniamo tra pochissimo.